Io vi do il benvenuto di nuovo per chi si collega adesso, il benvenuto per chi ha fatto la pausa con noi. Ben ritrovati, è stata una mattina molto densa, piena di spunti. Abbiamo spostato un po' di nomenclature anche, no? Il fotografo che da cacciatore è diventato danzatore, le foto che non immortalano ma che mettono in vita. Abbiamo forzato un po' di cliché in un certo senso, e già mi sembra un buon punto di partenza per aprire i lavori della seconda parte della giornata. Pochissime parole per introdurre la presentazione che vediamo adesso, che è la presentazione di un progetto che noi tutti riteniamo molto molto importante, che è il progetto di creazione di una biblioteca fotografica qui nella sede di Officine. È un progetto in corso da tanto tempo, se ne occupa Mariella Boccadoro, che è la responsabile della libreria e anche l'ideatrice di questa biblioteca, per la quale ha già accumulato veramente moltissimi volumi e che sta da sola, diciamo, catalogando e schedando, ponendoci ogni volta che ne parliamo dei problemi di criteri, questo grandissimo patrimonio dei libri fotografici che sono cataloghi di mostre, libri d'artiste, libri teorici, libri di storia, tantissime categorie di libri che sembrano pacificamente divise l'una dall'altra, ma che chiunque lavora in una biblioteca, in un archivio, sa benissimo che invece ci sono moltissime zone di intersezione che rendono molto complicata la strategia di catalogazione e che anzi potrebbero essere proprio l'occasione di una riflessione su quali sono queste zone, tra uno scaffale e l'altro, no? Tra un piano e l'altro, tra una categoria e l'altra dove noi mettiamo i libri e che invece, come ci piacerebbe, questi dovrebbero muoversi e spostarsi in base a come noi li interroghiamo. Mariella Boccadoro ci presenta il progetto Biblioteca. Abbiamo registrato il contributo che vi proiettiamo e ringraziamo Mariella per avercelo realizzato. La Biblioteca di Officine Fotografiche è specializzata in libri fotografici e possiede pubblicazioni di case editrici nazionali e internazionali, monografie, self-publishing, saggistica e anche qualche maquette di giovani fotografi o ex studenti di officine che ce li hanno lasciati. Oltre a questo abbiamo anche abbonamenti delle maggiori riviste di fotografia, quindi come Aperture, Phone, anche la rivista della Leica, la LFI e altre ancora. L'idea di creare una biblioteca nasce nel 2014 dal desiderio di far circolare i libri fotografici e anche di creare discussioni a partire da una passione personale per i libri fotografici in particolare, e in seguito a uno stage che ho svolto a New York presso l'ICP, International Center of Photography, dove ho potuto entrare a contatto con la ricca, ricchissima biblioteca del centro e quindi anche del sistema di catalogazione adottato da questa biblioteca. Ho pensato che potesse essere interessante creare una simile realtà anche a Roma. Gestendo il bookshop, quindi la libreria all'interno di Officine, vedevo che molti libri, seppur fondamentali o semplicemente interessanti, rimanevano chiusi, senza poter essere sfogliati. Essendo una scuola di fotografia e pensare che gli studenti abbiano a portata di mano libri essenziali per studiare a fondo la fotografia, ma che a causa dell'alto costo di queste pubblicazioni, pochissimi di loro venissero a sfogliarli, mi sembrava assurdo, veramente assurdo. E questa mia frustrazione mi ha fatto questionare anche sull'utilizzo del libro, cioè un oggetto che non può essere visto solo come una merce per il commercio, un oggetto per i collezionisti, ma che va valorizzato nel suo contenuto, anziché essere visto solo come un contenitore. E ho cominciato nel 2014 a mettere da parte dei libri che ritenevo importanti per creare proprio una base per
per i nostri soci. E volevo creare un luogo dove poter approfondire, studiare e curiosare nel mondo fotografico, sia classico che moderno, sia storico che contemporaneo. E un anno dopo, nel 2015, Fiorenza Pinna e Chiara Capodici decidono di chiudere Tre Terzi. Tre Terzi era uno studio di progettazione dedicato alla fotografia e che si occupava anche di realizzare libri fotografici. Quindi alla loro chiusura decidono di donare a Officine una parte dei loro libri. E circa quindi 800 volumi tra fanzine, riviste e libri fotografici, ovviamente, sono arrivati quindi in biblioteca e sono stati tutti inseriti nel nostro database. E negli ultimi anni il numero dei volumi presenti nella biblioteca è aumentato, è salito a circa 2500 volumi, appunto, e non tutti catalogati, ma quasi tutti consultabili e accessibili al pubblico. E a differenza di molte altre biblioteche, la nostra è a scaffale aperto e quindi può essere usata in maniera anche ricreativa. Apro una piccola parentesi, perché vorrei ringraziare i miei colleghi di Officine per aver creduto in questo progetto e per avermi lasciato occupare sempre più spazi, appunto, nel nostro magazzino, e anche Laura dell'amministrazione per avermi dato una risorsa economica non indifferente che è stata sottratta all'associazione per un progetto che comunque non avrebbe portato introiti. E quindi vi ringrazio veramente molto di aver creduto in questo progetto e anche partecipato e continuano a partecipare. La selezione dei libri, quali libri sono presenti in biblioteca e come avviene, diciamo, come vengono scelti. Allora, un modo per ampliare e diversificare la selezione dei libri in biblioteca è richiedere una copia in omaggio ad ogni presentazione editoriale che facciamo qua nel nostro spazio galleria. Inoltre, così come avviene per la selezione dei libri destinati alla vendita presso la libreria, la selezione dei volumi destinati alla biblioteca segue il mio gusto personale. Ogni qualvolta che ordino dei libri per la libreria, ne prendo uno in più che inserisco in biblioteca. Quindi posso dire che la biblioteca è un po' come la libreria di casa, rispecchia il mio gusto e le mie preferenze, ma con uno sguardo più aperto, diciamo, verso determinati fotografi che, pur non essendo tra i miei preferiti, ma riconoscendone comunque l'importanza, sono presenti in biblioteca. Personalmente, sono legata al mondo, maggiormente al mondo del fotoreportage, soprattutto perché il mio gusto fotografico si è evoluto e affinato, diciamo, lavorando per alcuni anni per un'agenzia fotografica, la Magnum Photo di Parigi. Avevo come riferimento estetico fotografi come Cartier-Bresson, Capa, Smith, Delta, e tanti altri. I lavori prevalentemente erano in bianco e nero e cortace, e quindi, diciamo, hanno influenzato molto le mie preferenze. Ora in biblioteca abbiamo libri di street photography, come William Klein, Dai Donna Eskenazi, Ara Wuller, Alex Webb, Friedlander e tanti altri. Abbiamo libri di fotoreporter ovviamente anche italiani, come Pellegrin, Becchetti, Iacolucci, eccetera. E non mancano ovviamente le donne, Francesca Woodman, Cindy Sherman, Claude Kahn, Tina Modotti e tante altre. Durante la pandemia abbiamo dato vita ad un ciclo di incontri dal titolo Un libro dallo scaffale, dove venivano presentati alcuni dei volumi presenti in biblioteca. I video sono ora su YouTube e danno modo di guardare e di ascoltare dalla voce direttamente dei docenti della scuola di Officine fotografiche, ovviamente. Un'ora di lezione e discussione, una pubblicazione che veniva scelta direttamente da loro. Anch'io ho fatto, diciamo, videoregistrato un altro ciclo di incontri da
dal titolo sempre un libro a settimana, perché c'è una volta a settimana, e anche questo è presente su YouTube comunque, e dove in 5 minuti presentavo un libro preso dalla biblioteca. E diciamo che era tipo una pillola di informazione editoriale. E dal punto di vista tecnico, la biblioteca utilizza il metodo di catalogazione della Library of Congress, la Library of Congress Classification, e questa è una classificazione nata storicamente per la sistemazione di quella che viene considerata o è la più grande biblioteca del mondo, e la biblioteca appunto del Congresso di Washington, che fu ereditata da Thomas Jefferson verso il 1800. E utilizzo il metodo della Library of Congress semplicemente perché è quello che ho appreso facendo uno stage appunto, come dicevo prima, all'ICP di New York, e che mi è sembrato utilizzabile pur non avendo io studiato biblioteconomia. Quindi nel 2015, dopo lo stage, mi sono documentata su questo metodo e ho cercato di applicarlo ai nostri volumi. E devo dire che è un sistema poco utilizzato in Italia, e spesso non si ha modo né di avere approfondimenti o aggiornamenti. Comunque lo ritengo personalizzabile e così ho fatto. Come funziona? Il sistema della Library of Congress funziona, cioè si divide in classi di appartenenza, divise in lettere alfabetiche, e alla fotografia interessa la T sotto Technology. E quindi il codice della fotografia è TR, ossia la sottoclasse della lettera T. E ovviamente nella lettera T ci sono poi tante altre discipline, come appunto l'ingegneria, ingegneria nucleare, eccetera, mentre invece le altre discipline hanno diverse lettere, tipo scienze politiche, c'è cioè la lettera J, eccetera. Al codice TR segue un numero che va a identificare gerarchicamente l'argomento, è nel nostro caso quindi l'argomento di fotografia, e quindi qui si apre un mondo di codici, perché appunto ogni categoria della fotografia ha un proprio codice e va dall'1 al 1050, e questi codici appunto corrispondono ad un'espansione del soggetto, quindi si ritrovano tutte le categorie presenti in fotografia, come ritratto, tecniche di camera oscura, illuminazione, fotografia naturalistica, paesaggio, eccetera. Dopodiché avremo un numero corrispondente all'autore, lettera maiuscola e un numero, codice, e infine c'è l'anno di pubblicazione del volume. E per quanto riguarda il futuro della biblioteca di Officine, diciamo che l'accesso alla cultura si sta modificando. E la digitalizzazione ha velocizzato il mondo e le biblioteche hanno un ritmo molto diverso. Non può entrare in competizione per quanto riguarda la velocità di procurarsi informazioni. Se pensiamo che Google ha mappato e digitalizzato l'intero mondo e che i libri vengono a loro volta digitalizzati e acquistati rimanendo semplicemente a casa, si può capire che la biblioteca deve avere un ruolo diverso, un ruolo che sembra sempre più difficile, ed è quello della socializzazione. La biblioteca si fa garante di una conoscenza, di quella formazione a cui tutti possono accedere senza distinzione alcuna. Cosa si può fare? Per quanto ci riguarda, cerchiamo di creare percorsi di formazione, workshop, presentazioni dei volumi, incontri con gli autori, gruppi di lavoro, gruppi di discussione. Poi diamo anche un accesso gratuito a internet, un punto di incontro con e tra le persone. Per ora sono le soluzioni a cui ci appoggiamo, ma in futuro vorrei vedere se ci fosse la possibilità di entrare a far parte della rete delle biblioteche di Roma. Piacerebbe moltissimo, e quindi allargare l'affluenza di questo spazio. E concludo dicendo semplicemente che vorrei che la biblioteca, così come la cultura, non fosse appunto una meta, non è una meta, per me non è una meta, sì, decisamente, ma è un viaggio. E questo viaggio è appena iniziato, e vediamo dove ci porta, dove ci porterà. Grazie.
Ecco, mi sembra che questo contributo ci offra un'altra apertura che si pone bene rispetto ai contributi che arriveranno adesso. Voglio sottolineare una cosa che ha detto Mariella, per me molto interessante rispetto al suo gusto personale, che sottolinea come il nostro intervento di studiosi, di archivisti, laddove lo siamo, oppure di bibliotecari, orienta, come se, esattamente come in una fotografia, la prospettiva di chi agisce sia comunque determinante per le forme stesse che assume, no? Una collezione, un repertorio, un patrimonio. Questo mi sembra molto interessante perché rimette in azione il nostro ruolo di osservatori, di conservatori, eccetera, e soprattutto perché mette in relazione i saperi, nelle loro diverse declinazioni pratiche. Lei faceva cenno a una cosa molto bella che è accaduta a più officine ripetutamente, cioè i docenti che presentano i libri conservati nella biblioteca, che sono libri anche che stanno nelle nostre biblioteche di casa, oppure che non ci stanno perché non siamo riusciti ad averli, a possederli e qui ne abbiamo accesso, e quindi di come dialoga il patrimonio conservato con chi quel patrimonio lo sollecita, lo guarda, lo sfoglia, lo capovolge, lo vede da prospettive sempre diverse. Allora, in questo senso, i due contributi che presentiamo adesso sono esemplari da questo punto di vista. Inizio col presentare Marta Marinelli, che presento anche con un certo entusiasmo per diversi motivi. Marta è una laureata da non molto tempo, proprio al DAMS di Roma 3, la magistrale DAMS, per la quale ha svolto una ricerca che si è posta proprio al confine tra lavoro d'archivio e ricerca storica. La storia è che la nostra biblioteca di Roma 3, del DAMS di Roma 3, ha acquisito un fondo personale che è sostanzialmente una parte molto consistente d'archivio sul Living Theater e corrisponde al patrimonio che aveva accumulato un'attrice del Living Theater che è Cathy Marchand. Marta, insieme con Cathy, ha ricostruito, datato, schedato, osservato e poi studiato questo patrimonio fotografico, che è stato appunto l'oggetto di una tesi e che al momento è stato oggetto di un progetto di ricerca col quale ha vinto una borsa di dottorato che inizierà a breve all'Università di Roma Tor Vergata. Quindi è molto bello per me che in questo contesto ci siano diverse esperienze di studi, diverse fasi di maturità del processo di studi e anche diversi modi di sollecitare gli archivi, i materiali, facendosene carico, come ha fatto Marta, senza la quale quel fondo personale, disordinato, quelle valigie di fotografie che sono arrivate dentro la biblioteca non avrebbero avuto un ordine, non avrebbero avuto un titolo, una data, un contenuto, una didascalia. Allora io lascio a lei la parola. Marta, appunto, è laureata da poco, ha fatto anche esperienze di teatro pratico, di illuminazione e fa un grande lavoro d'archivio, sta lavorando in questo momento all'archivio dell'AMPI a Roma e ha partecipato a questo ciclo di lavoro col professor Stefano Geraci, che loro chiamano gli esercizi di memoria, ed è un altro splendido esercizio di attivazione dei documenti della storia del teatro. Lei si è particolarmente specializzata nei documenti fotografici. Le do la parola per questo contributo che sintetizza alcune delle linee che lei ha individuato nella tesi di laurea magistrale, il cui titolo è Immagini del Living Theater, l'archivio fotografico del fondo Cathy Marchand. Grazie Marta. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Grazie Samantha per la bellissima presentazione, anche perché mi giustifica un po' questa, mi essere un po' impacciata, quindi giuro che migliorerò anche nelle presentazioni. Allora, inizio a condividere lo schermo. Perfetto, allora, ho deciso di iniziare da questa citazione di Julian Beck proprio per significare come in qualche modo il Living Theatre si sia sempre posizionato come un teatro postumo. Cioè il fatto che Mysteries, Paradise Now, Sei Atti Pubblici siano anche alcuni degli spettacoli che abbiano visto una tournée quasi di repertorio, quasi di un teatro di repertorio piuttosto che una.
un generale disordine, come potrebbe sembrare ogni volta che ci si approccia al Living Theater. E il fatto che aderiva al presente nella misura stessa in cui aveva bisogno di trovare con i suoi contemporanei il giusto linguaggio. Quindi è un teatro che in qualche modo non si è mai detto come finito, si è sempre detto in divenire. E quindi in qualche modo alcuni spettacoli sono insuperati perché questo messaggio non è un messaggio temporaneo, è un messaggio degli angeli, è un messaggio che quindi va oltre quelli che sono i limiti storiografici e quindi si pone appunto come un teatro già postumo nel momento in cui accade, già superato, si sta già pensando allo spettacolo successivo e quello che si è detto rimane lì in quel momento. E in questo senso quindi questo è il segnale in qualche modo anche della grandissima conservazione di materiale che il Living Theater ha fatto negli anni, poiché appunto questa conservazione è avvenuta metodicamente soprattutto negli anni del nomadismo teatrale europeo, quindi quello che porterebbe a pensare invece a una generale precarietà. Il personaggio chiave a cui dobbiamo la conservazione dei materiali del Living Theater in Italia è Serena Orbani. Serena Orbani si preoccupò immediatamente, sin dalla morte di Julian Beck nell'85, di conservare tutti i materiali che avevano lasciato dentro un magazzino parigino, poiché appunto dopo la convalescenza francese, dopo aver scoperto appunto della malattia, del cancro, Julian Beck tornò in America, il gruppo quindi in qualche modo si sfaldò e Serena rimase quindi a Parigi alla ricerca di un teatro, perché comunque rimase sempre questo messaggio da tramandare di ricercare questo teatro a Parigi per il Living Theater. Dopo la morte di Julian, quindi immediatamente si preoccupò di posizionare questo, di donare questo materiale a tutte le istituzioni e anche tutte le pubblicazioni poi successive e immediatamente successive alla morte di Julian Beck sono a suo nome, vedono la sua curatela. Negli stessi anni in cui Serena Orbani aveva preso parte al Living, prende parte anche appunto Cathy Marchand. Cathy Marchand entra nel Living Theater per l'allestimento del Prometeo, quindi parliamo intorno al 77-78, durante una tournée in Francia, incontra il Living Theater, lei studia recitazione con Jean-Louis Barrault e viene quindi contagiata. E in questa fotografia appunto d'archivio la vediamo intenta ad imparare per la prima volta il copione dell'Antigone, preparandosi alla sua prima messa in scena, nel ruolo ovviamente nello spettacolo dell'Antigone. Cathy quindi subito dopo lo sfratto che il Living ebbe per questo magazzino francese aiutò Serena a conservare tutti questi materiali e gliene venne quindi affidata una parte. Successivamente, negli anni 90, lei iniziò questa collaborazione con la Sapienza, che quindi la fece in qualche modo dialogare particolarmente con tutto l'ambiente romano, e nel 95 Franco Ruffini donò all'Università Roma Tre i primi bozzetti del Matusalemme giallo e da lì quindi è nata la prima raccolta di Roma Tre su questi materiali. Nel 2014, dopo tutta una serie di occasioni espositive dove quindi questi bozzetti erano stati utilizzati, fu invitata proprio Cathy Marchand per un evento performativo che si chiamò La valigia di Julian Beck. Quindi all'interno di questo evento performativo Cathy portava questa valigia, cioè le era stato chiesto di portare una valigia, lei aveva portato la valigia di Julian Beck effettivamente, cioè quella che lui aveva utilizzato per tutti gli anni di nomadismo. E quindi alla fine di questo dialogo che si chiamava appunto La valigia di Julian Beck, questa valigia con tutto il materiale che aveva dentro, ma anche tutto quello che in realtà non riusciva più a contenere, che negli anni si era continuato ad accumulare, fu donato all'Università di Roma Tre, dove dal 2016 quindi è in aperta consultazione degli studenti all'interno della Biblioteca delle Arti di Nomi Cichè.
Quindi io ho potuto approcciare praticamente da subito al materiale e quello che ne è nato poi in fase magistrale appunto è questa ricerca sulle fotografie per le quali quindi Cati si è prestata un'intervista nel 2019. L'archivio, cioè il corpus fotografico del fondo Cati Marchand consta di più di 400 fotografie, di cui ho tentato una prima catalogazione. Questi sono alcuni dei tentativi, degli appunti praticamente che sono stati fatti in ordine cronologico. E come si può notare, appunto, cioè, i problemi di individuazione sono ancora aperti. Ci sono tantissime fotografie di tournée. Quello che il problema maggiore che si nota appena si vede questo archivio sono le fotografie e l'autorialità delle fotografie. Nel senso che molti di questi scatti, che dapprima sono stati lavorati da Samantha Marenzi proprio per le sue conoscenze. E per la sua ricognizione che lei riuscì a fare anche dei negativi che sono contenuti all'interno del fondo. Ci sono per esempio delle fotografie di scena che non sono realmente fotografie di scena, ma sono fotografie di fotografie, così come appaiono all'interno del corpus fotografico anche in realtà ritagli, cartoline. Magari cartoline, cioè fotografie che erano state stampate per eventuali momenti espositivi, magari nei teatri dove andavano in tournée, e quindi poi sono conservate così come stanno, e dietro magari portano in appunto qualcosa. E quindi questa ricognizione che sto facendo si basa anche e soprattutto sulle pubblicazioni ufficiali che abbiamo del Living, che comunque sono problematiche, perché se andiamo a vedere anche lo stesso libro che Andrik ha pubblicato nel 2019, sì, nel 92, sul quel libro sono pubblicate 22 fotografie con scritte l'autore, tutto il resto, che sono circa 59, hanno una generale dicitura archivio del Living Theatre. Quindi quello che è possibile in questo momento, osservando queste fotografie, cioè, avendo a che fare proprio con questo archivio che ancora non ha questa catalogazione, ed è accessibile effettivamente, è la possibilità di sparpagliarle queste foto e quindi andare a isolare o andare ad affiancare queste fotografie e scoprire altre narrazioni, nuove narrazioni. In realtà, poi quello che è successo è che con la pandemia di Covid-19 l'archivio è stato chiuso, quindi in fase di stesura poi della tesi io ho potuto lavorare non con i materiali, ma con le scansioni. Questo vuol dire quindi che la mia analisi non consta di quella che è la materialità di queste fotografie, non c'è un approfondimento in questa sede almeno dei supporti e quindi del tipo di stampa, cosa che speriamo sicuramente di poter riuscire a fare a breve. Quindi quello che ho tentato di fare è invece iniziare a suggerire alcuni di queste associazioni, di questi accostamenti, per cercare quindi di costruire delle narrazioni, più che narrazioni, proprio delle traiettorie di ricerca. La prima di queste traiettorie insegue in qualche modo le fotografie di spazi pubblici all'interno del fondo, che trovo particolarmente interessanti perché appunto quando la performance va ad abitare uno spazio pubblico, in qualche modo lo trasforma in un paesaggio, come direbbe Balazs, mi sono segnata questa citazione a cui mi sono affezionata, cioè che il paesaggio è una fisionomia, un volto che improvvisamente in un punto di una certa zona ci rivolge lo sguardo. In questo senso, quindi, questa performance fatta nel 72 presso il Campidoglio ha tutta una serie di stratificazioni di senso già osservandole, perché è possibile quindi vedere, innanzitutto, lo spazio del Campidoglio che possiede una stratificazione importante proprio come portato sia storico che di potere
in questo caso civile. La partecipazione di una performance a una manifestazione, perché stiamo parlando in questo caso della manifestazione per, a favore delle obiezioni di coscienza, quindi la partecipazione di questa, della performance alla manifestazione, una manifestazione che comunque per statuto ontologico è già un'azione performativa nei modi quindi della politica pubblica, dell'azione politica pubblica. Quindi vuol dire andare a scavare, anzi no, a sovrapporre tutta una serie di sensi nel fotografare queste questa performance e nello strutturare queste fotografie, quindi avendo tutti questi livelli semantici. E nello specifico poi si tratta di si tratta di 14 stampe, questa serie fa parte di una serie di 14 stampe in doppia stampa, che quindi sono realizzate come forma di provinatura. Quindi in questo caso abbiamo sicuramente un membro in qualche modo interno, potrebbe, o comunque vicino al living, che scatta queste fotografie con ritmo frenetico, perché appunto la cosa particolare è anche l'utilizzo di così tanti scatti, nel senso che quando puoi avere a che fare con una pellicola di solito risparmi nello scatto, mentre questi sono quasi in sequenza di pochi minuti probabilmente, e che quindi scatta ripetutamente queste immagini. Come secondo tema ho scelto invece la scena, cioè le fotografie di scena che sono contenute in questo fondo. Nello specifico, nell'intervento di oggi, volevo approfondire il rapporto che il living instaura con lo spettatore a livello fotografico. Cioè, se sappiamo quindi che in generale il living si fa portatore, cioè inizia a sperimentare già con Mysteries appunto questo sfondamento di questa parete per arrivare all'interno dello spazio degli spettatori. Nel caso di Mysteries avveniva con la scena della peste, dove quindi gli attori iniziavano proprio a strisciare tra le poltroncine, a lanciarsi in braccio al pubblico, quindi in qualche modo già l'inquadratura prospettica dello spettatore, nel caso di Mysteries già iniziava a eludere il palco, cioè si abbassava, iniziava a guardare il pubblico iniziava a guardare se stesso, perché ci si guardava tra loro. Nel caso poi particolare di questa performance al Circo Medini è ancora più particolare il fatto che il pubblico inizia quindi ad apparire anche nella fotografia, questo grazie anche alla struttura circolare che è quella del Circo Medini. Quindi il pubblico non solo guarda la performance in modo totale, ma anche guarda, si riflette, guarda se stesso dall'altra parte della performance. Questo accade quindi in precedenza a quell'esplosione fuori dal teatro che è stata rappresentata da Paradise Now. Paradise Now in questo senso quindi nasce da questa riflessione che si basa su il dare l'esempio, cioè si comprende che quindi lo spettatore, cioè se lo spettatore diventa in qualche modo parte dell'azione teatrale, allora il ruolo che questo spettatore può avere all'interno della performance è dettato da quello che l'attore farà, e in qualche modo quindi l'attore non può più solo declamare l'azione, non può, deve farsi esempio, e quindi in questo modo portarlo a subentrare nell'inquadratura fotografica, cioè l'azione finale di Paradise Now era poi quello che determinava il successo e l'insuccesso dello spettacolo, quindi questo crescendo a cui si arrivava per poi sfociare nell'azione. Nello specifico appunto la fotografia di Fabio Donato del 69 al Teatro Mediterraneo di Napoli è una delle più iconiche del Living Theater, ed è incredibile pensarla in questa prospettiva, perché appunto Fabio Donato agisce, cioè nel crescendo dello spettacolo racconta che si improvvisa questa salita sul palco e decide di scattare da lì.
Quindi davanti a questo muro di persone che è il pubblico del Teatro Mediterraneo. Ma quello che è stato molto interessante notare è che all'interno del fondo invece non è conservata questa stampa, come invece succede per tantissime altre foto iconiche delle fotografie di scena del Living Theater, ma è conservata quest'altra, questa che invece... Della performance di Paradise Now non conserva nulla dal punto di vista degli attori, cioè non ci sono attori presenti sulla scena, è presente solo il pubblico, che quindi è stato esposto, è stato in qualche modo forzato in questa esposizione, e addirittura una foto di scena in questo caso è composta totalmente da pubblico e per niente da attori e dalla compagnia. Marta, mi sa che noi non abbiamo visto la foto del pubblico. In che senso del pubblico? Questa foto che descrivevi, noi siamo rimasti sulla slide con la foto di scena a sinistra e la foto del teatro di classe. Le persone... Ok, scusaci. C'era venuto il dubbio che non stesse camminando. Le persone ritratte non sono attori del Living, ma è tutto okay, pubblico. Ok, scusaci. E, per quanto riguarda invece la fotografia di scena, ci sono pochissime testimonianze a colori della fotografia, delle scene del Living, che in realtà sono testimonianze molto importanti proprio per la formazione pittorica che Julian Beck porta all'interno del Living. Addirittura si racconta che dipingesse lui stesso le gelatine di modo da strutturare autonomamente anche i livelli di senso dei vari colori, e in questo caso, cioè nel caso del Matusalemme giallo, si rese proprio autore di un'opera di pittorica incredibile, perché questo fondale che noi vediamo in questa fotografia era un fondale di 70 metri che dipinse interamente e che poi si srotolava come sfondo durante la performance. Ma quello che mi interessa particolarmente di questo gruppo di fotografie è poi in realtà riconoscere all'interno delle fotografie di scena gli elementi delle fotografie invece private. Quindi quello che in questo è particolarmente prezioso poi questo fondo, cioè nella grandissima quantità di fotografie private che sono conservate, che riferiscono quindi sicuramente del mezzo, cioè della storia del mezzo, quindi dei diversi supporti. Abbiamo tantissime fotografie Polaroid, quindi il mezzo più automatico a disposizione all'epoca, quindi che chiunque poteva utilizzare. E soprattutto poi ci riferisce anche proprio di questa dimensione unica che viveva il Living Theater, di questa dimensione filosofica, sì, ma che si trasmutava poi nel reale con elementi molto concreti, nel senso che non sarebbe stato possibile ritrarre un attore che si rende sarto o scenografo di se stesso all'interno delle proprie mura domestiche, se quell'attore non avesse scelto di fare questa vita in totale comunione, quindi in questa compagnia che in qualche modo è anche una comunità. A questo punto quindi arriviamo a quest'altro tema, che quindi è proprio la compagnia e la comunità, che a proposito dei libri fotografici ha un precedente, cioè nell'analisi di queste fotografie ho utilizzato soprattutto una pubblicazione che viene fatta negli anni 70 ad opera di Gianfranco Mantegna, che era stato un membro del Living Theater, era un fotoreporter romano che quindi incrocia il Living Theater e inizia a farne parte fino al 69-70, per quando nella tournée a New York decide di rimanerci e quindi da lì pubblica questo libro che potremmo dire fotografico, che è We the Living Theater. All'interno di questo libro, che lui chiama Documentazione pittorica del Living Theater, è stato quindi molto interessante vedere appunto che
Si tratta di una documentazione a tutti gli effetti, nel senso che lui documenta effettivamente sia con foto di scena da prospettive incredibili che lui da membro interno riesce a scattare, sia fotografie invece del dietro le quinte, ma tantissime foto di momenti intimi. Questo suo utilizzo mi è parso particolarmente interessante perché appunto in qualche modo la pubblicazione, cioè lo scegliere di pubblicare queste fotografie vuol dire in qualche modo essere a conoscenza che questi soggetti, queste dimensioni in qualche modo sono esemplari, non sono solamente intime. A questo poi si aggiunge questa sorta di semantiche diverse che acquistano queste fotografie, nel senso che avendo appunto tutti questi livelli di fotografia, sia di compagnia ma anche di comunità, automaticamente queste fotografie, nel caso del fondo, che invece quindi non hanno una finalità di pubblicazione ma solo di conservazione, nonostante si tratti quindi di un archivio d'artista, di un archivio teatrale, si trovano fotografie che hanno invece statuti di foto di famiglia, cioè che sono fotografie che in qualche modo sono importanti nella misura in cui l'osservatore della fotografia riconosce un passato. Rispetto alla vicinanza affettiva di questo passato, queste fotografie sono più o meno emozionanti, ma sono dei souvenir. Cioè sono le fotografie che si scattano per poterle conservare, mentre in altri casi invece ci sono delle fotografie che sono effettivamente delle tracce diaristiche, cioè sono proprio la fotografia di viaggio che quindi traccia le tappe di tutte le tournée, di tutti i trasferimenti, sempre quindi con questo doppio binario sia di famiglia che di viaggio. In ultimo, quello che mi è piaciuto molto osservare è stato proprio l'analisi dei volti, cioè della quantità di fotografie che sono in realtà ritratti dei volti del living. In questo caso, questo urlo artodiano risignificato poi dal living nei termini della rivolta, nei termini della politica, dell'azione, dello scuotimento delle coscienze, in qualche modo quindi questa fotografia che anche in questo caso non è stata ancora riconosciuta, cioè è presente in formato cartolina ma non abbiamo trovato altre pubblicazioni al momento che ci possono aiutare sul riconoscerne l'autore. Sembrerebbe dai tratti stilistici una fotografia di Buscarino, di Maurizio Buscarino, e quindi ha questo modo di uscire dal nero, questo modo di fermare, di immortalare l'immagine, che in qualche modo quindi riferisce anche del rendersi icona del Living Theater, non solo di un certo modo di fare teatro, ma di tutto il portato politico e filosofico che loro portavano, che quindi ne scavava i volti, ne allungava i capelli e quindi li rendeva così tanto interessanti anche proprio a livello iconografico, ma cioè, proprio immaginifico più che iconografico. E in questo senso quindi è interessante anche andare a vedere l'utilizzo del corpo in queste fotografie, nel senso che, come sappiamo appunto, se dal Novecento in poi l'utilizzo del corpo nudo, nello specifico, diventa in qualche modo sempre una provocazione, cioè uno svestirsi di quello che la società di massa invece vorrebbe tutti coprissi, e in questo il Living Theater insomma si era già fatto promotore sin dai primi anni 60. In questo caso quindi possiamo notare in primo luogo questo utilizzo del nudo come nudo artistico,
nel senso che si rifà comunque a un portato immaginifico dell'antica Grecia, che quindi veniva utilizzata in generale dal living, sia cioè per varie produzioni, ovviamente nel Prometeo tanto quanto nell'Antigone, come linguaggio universale. L'utilizzo di forme dell'antichità in qualche modo veniva scelto proprio come universalità del messaggio, cioè il poter portare quegli spettacoli in tutto il mondo senza troppi problemi di traduzione, cioè un messaggio che potesse arrivare in qualche modo a tutti. E soprattutto poi riferisce appunto di questi nudi del living, che quindi non sono solamente protesta in qualche modo, perché riescono quindi a utilizzare il proprio corpo come maschera, cioè come maschera di questo nudo artistico. Volevo concludere. Sono riuscita a interrompere, ok. E quindi concludendo, i percorsi di ricerca sono infiniti. Cioè, nella possibilità di continuare a sparpagliare, di continuare ad accostare, questi erano solamente dei suggerimenti che quindi speriamo assolutamente di continuare ad approfondire, soprattutto affiancandoli anche a documenti di altri supporti, cioè, nell'affiancamento con i testi, nell'affiancamento con i libri, con le pubblicazioni, con le fonti orali. Grazie dell'attenzione. Grazie molte Marta, grazie, sono emerse davvero molte cose. Il living è sicuramente un caso esemplare, ma mi sembra che poi guardando da vicino i patrimoni fotografici che riguardano il teatro ci sono degli elementi che ricorrono anche in modo molto trasversale nella storia, in epoche, in contesti teatrali molto molto diversi. Questo è interessante come ci hai raccontato che le foto di viaggio in realtà diventano diari di tournée, cioè che alcune categorie della fotografia si declinano nell'ambiente teatrale, no? Come una produzione, invece un patrimonio documentario proprio del teatro. Diventano foto di teatro, anche le foto del pulmino e di gruppo, perché in quel teatro i livelli sono più intrecciati. È molto bello che siano emerse queste linee diverse da quelle che abbiamo visto questa mattina. Perché, insomma, vi presento la prossima relazione che appunto è intrecciata per certi punti di vista, perché vi presento Gian Domenico Ricaldone, che è il responsabile dell'archivio del Museo Biblioteca dell'Attore di Genova, forse uno dei maggiori archivi di argomento teatrale e soprattutto di argomento di attore, che è ancora una specifica più interessante, e soprattutto perché Gian Domenico, con cui tutti noi studiosi abbiamo avuto a che fare ogni volta che abbiamo dovuto fare delle ricerche, di come un archivista, diciamo, partecipa alle ricerche dello studioso, le alimenta, le orienta, collabora, interagisce. Questo è un dato forse troppo spesso omesso, diciamo, per esempio quando si scrive, si pubblica, eccetera, ma che invece nei casi che stiamo guardando diventa straordinariamente interessante, scusate, perché Gian Domenico è anche un esperto di fotografia e senz'altro il suo approccio all'archivio tiene conto di questa sensibilità e di questa conoscenza tecnica sugli strumenti e sui processi della fotografia. In questo senso, sottolineo solo del suo profilo, diciamo, il fatto che, per esempio, abbia curato molte mostre e molti cataloghi realizzati sul patrimonio documentario e dell'archivio. E questo è ancora un altro livello interessante di come gli archivi assumono la forma espositiva, diventano materiali di non solo di studio e di ricerca, ma di contemplazione estetica, diciamo, di ricostruzione di alcune avventure a partire soprattutto dal materiale visivo. Gli lascio la parola dicendo il titolo del suo intervento, che veramente intreccia quelli che noi usiamo come documenti della storia del teatro e che lui invece osserva anche come documenti della storia della fotografia. La fotografia nei fondi del Museo dell'Attore. Grazie, Gian Domenico. Grazie, grazie a te e alle tue collaboratrici per
questo invito e questa possibilità di parlare un po' del patrimonio del Museo dell'Attore. Adesso vedo se riesco a condividere lo schermo. Spero che sia arrivato. Allora, innanzitutto dico due parole proprio veloci su che cos'è il Museo Biblioteca dell'Attore, che è una piccola fondazione culturale che attualmente ha come soci solamente il Teatro Nazionale di Genova, il Comune di Genova, ed è una piccola fondazione che gestisce comunque un patrimonio enorme. Qui nella immagine precedente, in questa immagine vedete la sede storica in cui siamo stati fino al 2013 e qui invece vediamo la nuova sede che il Comune di Genova ci ha dato in questo polo bibliotecario, dove si trovano anche la Biblioteca Centrale Comunale Berio, la Biblioteca dell'Istituto Mazziniano, l'Istituto Storico della Resistenza e l'Archivio dei Movimenti. Quindi il Comune di Genova ha inteso concentrare nell'edificio dell'ex seminario queste realtà per creare un polo culturale interessante. Noi ci chiamiamo museo, ma siamo più una biblioteca e un archivio. La parte museale si limita ad alcuni studi di attori, quindi qui vediamo lo studio di Tommaso Salvini, per esempio, lo studio qui di Alessandro Fersen, e lo studio di Gilberto Govi, il grande attore genovese. Abbiamo poi un magnifico teatrino di marionette, il Teatrino Rissone, che ci è stato donato da Checco Rissone e da Enide Sica, e che è un gioiello di artigianato, oltre che interessante per gli studi del teatro di figura. La biblioteca è specializzata naturalmente in spettacolo, quindi prevalentemente teatro di prosa e cinema, ma abbraccia anche tutte le altre categorie che possiamo includere nella voce spettacolo. Tutta la biblioteca è catalogata nel Servizio Bibliotecario Nazionale, naturalmente facciamo prestiti in questo periodo di pandemia anche molte scansioni e servizi a distanza. Venendo particolarmente all'archivio, ormai l'archivio conserva 74 fondi diversi, qui ne ho elencati solo alcuni per non tediarvi con tutto l'elenco dei 74 fondi, ma qua cominciamo già a vedere per esempio qualche immagine. A sinistra un bel ritratto di Sam Benelli che è con dedica, che è conservato nel fondo di Sabatino Lopez, a destra invece una bella foto di Sandra Mondaini con Macario, appunto nel fondo Erminio Macario. Il Museo Biblioteca dell'Attore conserva di questi 74 fondi, solamente due sono esclusivamente fotografici. Uno è il fondo di Gastone Bosio, che consta di 56.850 negativi, che è stato acquisito dal museo proprio nei negativi originali e che è suddiviso sulla base di una classificazione che aveva fatto lo stesso Bosio in attualità, cinema, rivista, prosa e opera. Qui vediamo Bosio nel suo studio mentre aggiusta la cravatta da Medio Nazari prima di ritrarlo. L'altro fondo esclusivamente fotografico è quello di Pasquale De Antonis, anche questo acquisito nei suoi negativi e diapositive originali, è composto di soli 2.500 negativi e riguardano solo teatro di prosa e opera. Del fondo Bosio è stato redatto un catalogo che elenca tutti i servizi e gli spettacoli che sono contenuti nel fondo. Adesso qui faccio scorrere velocemente un po' di fotografie, tanto per farvi capire la ricchezza e l'importanza delle foto che sono conservate. Il fondo Bosio praticamente copre gli anni dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni 70
quelle che sono classificate come foto di attualità sono appunto queste prime che vi faccio vedere, dove ci sono i servizi che non riguardano spettacoli in particolare, ma sono appunto magari ritratti di personaggi in varie occasioni, agli arrivi agli aeroporti, oppure in occasioni di interviste, eccetera. Qui vedete comunque immagini estremamente interessanti. Abbiamo ad esempio anche una Sophia Loren nella pubblicità per la Necchi nel 1953, foto del pubblico, quindi anche, come si diceva prima, le foto di contorno rispetto alle immagini proprie degli spettacoli, che vediamo Nilde Iotti e Palmiro Togliatti nel pubblico dell'Oreste del 49. Qui vediamo Carlo Mazzarella che intervista Hitchcock a Castel Sant'Angelo a Roma nel 60. Qui abbiamo una foto che è stata poi in un ritaglio, è diventata la copertina di questo volume sul Luchino Visconti al Maggio Musicale, dove vediamo Visconti a fianco a Guerrieri, riprenderemo poi dopo il discorso su Guerrieri, insieme a Gamendola e un giovane Zeffirelli che gli faceva da aiuto regista. Ancora qualche foto interessante, Anna Magnani e Pasolini nel camerino di Edoardo durante lo spettacolo del sindaco del Rione Sanità, Rossellini e la Bergman sul set di Stromboli nel 49, Visconti e la Magnani sul set di Bellissima che consultano il copione della sceneggiatura. Qui un film che vede tra i protagonisti e tra gli sceneggiatori anche Alessandro Fersen, abbiamo visto prima lo studio, e questo mi permette anche di dire come, avendo appunto 74 fondi diversi che spesso sono paralleli nel periodo di lavoro dell'attore piuttosto che del critico, del critico teatrale, che del fotografo, eccetera, dello scenografo, vanno a intersecarsi spesso tra di loro e si completano e sono complementari tra i diversi materiali che possiamo trovare. Ancora un film, Africa sotto i mari del 52, qui vediamo la Loren con appunto sempre Alessandro Fersen. Interessante foto di Totò e Orson Welles, L'uomo, la bestia e la virtù del 53. Totò invada che ti mangio, quindi qui siamo nel teatro di rivista. Un'altra rivista che è stata molto importante, da Paola Borboni con Marcello Mastroianni in Ciao Rudy del 66, Mastroianni e la Masina in Angelica del 48, Paolo Panelli e Tino Guazzelli nel 52, I morti non fanno paura, Edoardo nella grande magia del 50, Lionello e la Morlacchi in Uomo Superuomo del 61 e Giancarlo Giannini e Lilla Brignone in Memoria di una signora amica del 63. E qui invece veniamo al fondo di Antonis, come dicevo un fondo molto più piccolo rispetto a quello di Bosio, però un fondo che è molto importante anche perché De Antonis è stato per certi versi il fotografo prediletto di Luchino Visconti, quindi tra le immagini che conserviamo ci sono quasi tutti gli spettacoli di Visconti. E De Antonis ci ha raccontato, quando appunto abbiamo acquisito il fondo, che Visconti dedicava una prova dello spettacolo alle riprese fotografiche, quindi lui aveva la possibilità di girare in palcoscenico per realizzare le foto dello spettacolo. E anche qui scorro velocemente un po' di immagini, qui ci ricolleghiamo di nuovo a un altro fondo del museo, un bel ritratto che De Antonis ha fatto a Gianni Polidori, di cui conserviamo archivio con i bozzetti e le scenografie, e poi un po' di spettacoli, qui la Rina Morelli nello Zoo di Vetro del 46,
spettacolo importantissimo, Rosalinda come piace, sempre regia di Visconti, Oreste del 49, dove troviamo insieme Gassman, Borgoni, Morelli, Ruggeri e Mastroianni, un grande spettacolo, sempre regia di Visconti. Qui un'altra foto che è finita nel suo ritaglio in copertina di un volume, Marcello Mastroianni, attore di teatro, che se è famosissimo per il cinema, lui è iniziato come attore teatrale. Queste sono alcune delle poche foto a colori che ci sono nel fondo di Antonis. Il fondo Bosio è tutto bianco e nero, invece quello di Antonis ha anche qualche servizio a colori. In particolare abbiamo la locandiera, sempre regia di Visconti del 52, in questa bella immagine. Le tre sorelle, sempre 52, con Paolo Stoppa e Sara Ferrati. Qui la famosa foto, un tre quarti di luna di Squarzina del 53, dove Luca Ronconi accoltella Vittorio Gassman. Alcune foto che rendono bene anche le scenografie degli spettacoli, come Uno sguardo dal ponte del 58 con la scena di Mario Garbuglia. E una bella foto di Monica Vitti in I capricci di Marianna. E qui un'altra foto, sempre a colori, del fondo di Antonis, che è finita in una copertina del volume sulla Rialda, scritto dalla Federica Mazzocchi. Un altro fondo di cui mi piace parlare un pochettino più in maniera approfondita è quello di Adelaide Ristori. Chi conosce un po' il museo sa che il fondo Ristori è un fondo importantissimo, unico nel suo genere come fondo di un attore e un'attrice ottocentesca. Conserva una marea di materiale, parliamo di 31.000 lettere, 50 volumi di ritaglio e stampa, circa un po' meno di 2.000 fotografie, i copioni, eccetera. Ed è di costumi, di scena, ed è un fondo estremamente importante. Il museo sta cercando di celebrare i 200 anni dalla nascita, vedete, 1822, quindi 2022 sarebbero i 200 anni dalla nascita della Ristori, e stiamo cercando di mettere insieme una serie di iniziative di cui naturalmente vi daremo presto notizie. I fondi fotografici del museo quindi partono da quelli ottocenteschi della Ristori, come ho detto, di Ernesto Rossi e di Tommaso Salvini. Quindi tre grandi attori italiani dell'Ottocento formano l'inizio delle nostre collezioni fotografiche. Si parla proprio di inizio anche della fotografia, perché nel fondo Ristori abbiamo anche tre daguerrotipi. Questo è un ritratto, un daguerrotipo classico contenuto nel suo astuccio tipico dell'epoca, e poi abbiamo due daguerrotipi stereoscopici colorati a mano del fotografo Thompson di Parigi, che ritratta il primo, la Ristori con i due bambini, Bianca e Giorgio, e quelli è un altro che ritrae solamente i bambini. Anche qui faccio scorrere un po' di immagini per dare l'idea della ricchezza anche del fondo fotografico della Ristori. Abbiamo foto private, ritratti, come abbiamo visto, ritratti privati. Abbiamo foto della famiglia, dei viaggi che lei ha fatto anche il giro del mondo. Qui la vediamo alle cascate del Niagara o in Russia. Abbiamo le foto del vagone ferroviario con cui nel 1884 fa la tournée negli Stati Uniti. Lei affitta questo vagone ferroviario, lo arreda e su questo viaggerà e farà la tournée negli Stati Uniti. Come vedete, anche l'arredare il vagone è estremamente interessante, perché vedete che lo ha arricchito con fotografie, libri, tende, che la Ristori dice sono mezzeri genovesi, quindi per noi
un po' di campanilismo non fa mai male. Qui appunto abbiamo foto di fotografi estremamente importanti per la storia della fotografia, qui la famiglia ritratta a Parigi nel 55 da Disteri, detta la francese. Abbiamo, come ho detto, fatto il giro del mondo, quindi foto veramente che provengono da tutti gli studi fotografici sparsi nel mondo. Qui, per dire, una foto fatta a Sydney nel 1875. Interessanti dal punto di vista del fotografico sono anche le serie. Qui abbiamo queste tre immagini della Ristori fotografata a Boston da Notman, ma anche queste due foto della Ristori con la figlia Bianca, sempre nella stessa serie. Un'altra serie interessante dal punto di vista fotografico è questa di Adolf Bo di Londra. Vediamo un ritratto semplice, il ritratto con lo specchio, che è un classico anche della fotografia ottocentesca, e poi questa serie di lei seduta al tavolo che finge di scrivere, leggere, e comunque nella terza e anche si rivolge direttamente con lo sguardo alla macchina fotografica. Interessanti sono nella collezione fotografica della Ristori anche gli album, ce ne sono diversi, purtroppo non sono in buonissime condizioni perché di fatto hanno, per esempio vedete questo di sinistra che gli è stato dedicato dalla Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai Italiani di Montevideo nell'874, ha una copertina pesantissima in bronzo e quindi solo aprire e chiudere l'album lo deteriora notevolmente. Contengono quasi tutti carte visite o foto formato gabinetto. Ci sono alcune curiosità e questa ve la propongo perché ci dà la possibilità appunto di vedere la completezza di questo archivio. C'è una carte de visite, ma poi c'è anche un ingrandimento del generale Sherman, uno dei protagonisti delle guerre di secessione americane, ma nell'archivio della corrispondenza c'è una lettera del generale che dice di averla vista recitare nell'Elisabetta di Giacometti, e poi vediamo anche nel repertorio che la Ristori ha conservato, in cui giornalmente segnava dove era e cosa interpretava, che effettivamente in quei giorni la Ristori si trovava a St. Louis e aveva recitato l'Elisabetta. Quindi abbiamo la possibilità di confrontare e di completare le notizie che possono derivare da una semplice fotografia andando a cercare tra gli altri materiali d'archivio. Ci sono delle foto molto interessanti, per esempio questo, un ritratto della Ristori nella Cassandra di Antonio Somma, che è un ingrandimento, vedete, delle dimensioni notevoli, 28x50, perfettamente conservato, sempre del fotografo Disdery, dove nel cartoncino che contorna la foto, su cui è incollata la foto, c'è anche la firma e il timbro secco. Ci sono anche le lettere, quindi qui per esempio una di Disdery, sul ritratto, però abbiamo, come dicevo, di diversi fotografi ci sono alcune lettere. Questo è il caso del fotografo Herbert Watkins di Londra, abbastanza interessante perché oltre appunto a conservare un paio di lettere, il fotografo inglese la ritratta in moltissimi personaggi che la Ristori ha interpretato. Questa è una serie di immagini che lui ha fatto tra il 56 e il 57 e di cui una parte verrà poi riprodotta nel 58 a Parigi in questo album Artistique, di cui vi propongo alcune immagini per farvi capire che tipo di lavoro è stato fatto. A sinistra la foto di Watkins, a destra la stampa che è stata realizzata per l'album Artistique. Qui ho messo solo alcuni esempi giusto per farvi capire. Nell'album Artistique è interessante che alcune stampe sono state colorate, quindi possiamo anche vedere
il costume della Ristori nei suoi colori originali, che la foto in bianco e nero naturalmente non ci può rendere. Qui nella Mirra di Vittorio Alfieri e qui nella Medea di Legouvé. Qui ho messo alcune immagini giusto per farvi vedere della Medea. Conserviamo anche il costume nell'archivio fotografico della Ristori. Lei conserva anche un'immagine di questa attrice che veniva chiamata la Ristori portoghese o brasiliana, perché lavorava comunque in portoghese, e che vedete indossa un costume esattamente identico a quello della Ristori. Ma è interessante anche che la Ristori conserva tra le sue foto, fatte sempre da Watkins a Londra, anche le foto di questo comico inglese che ha interpretato in uno spettacolo di satira la rappresentazione della Ristori nella Medea. E vedete che indossa un costume, anche questo, uguale a quello della Ristori. E tra l'altro le notizie giornalistiche ci dicono che effettivamente l'interpretazione più memorabile in burlesque di quest'attore è stato quello di Medea, in cui ha interpretato la recitazione fortemente emotiva e gestuale della star italiana Adelaide Ristori. E dai giornali risulta che la Ristori è stata presente a questo spettacolo. E così, questo dettaglio. Tanto per alleggerire un po' la cosa. Come vi dicevo, in quasi tutti i fondi che conserviamo in archivio ci sono anche delle fotografie. Qui vi faccio scorrere velocemente alcune immagini per rendere l'idea. Questo è Ermete Zacconi nell'Otello, ma nel fondo Zacconi ci sono conservate anche molte foto della Duse con cui lui ha lavorato, e anche di personaggi famosi dell'epoca, qui due foto del fotografo Sciutto di Genova, molto famoso all'epoca per i ritratti, vediamo appunto la Duse e Nedo Nadi, che era un campione di scherma. In fondo Zacconi c'è anche la stravista serie di immagini della Duse nella Città Morta, sempre comunque opera del fotografo genovese Sciutto. Qui abbiamo alcune foto del Von Frugeri, quei due bei ritratti fatti da Nunes Weiss, quindi sempre fotografi di un certo rilievo, e qui Ruggeri nell'Enrico IV nel 25. Qui ho messo alcune foto del fondo Mino Salvini, che sono un fondo molto importante su cui proprio Samantha ha scritto un bellissimo pezzo per gli atti del convegno che abbiamo fatto a Genova con l'università. Questa foto fa parte dell'album che è stato fatto in occasione della rappresentazione della nave nel 1938, quando Guido Salvini, il regista di questa operazione, che vuole ricordare D'Annunzio appena deceduto. E all'isola di Sant'Elena mettono in scena la nave con le navi che veramente navigano nei canali che sono stati predisposti. Nel fondo Guido Salvini ci sono foto estremamente importanti, come le prime rappresentazioni dei testi di Pirandello. Qui siamo 25, 6 personaggi in cerca d'autore, con Marta Abba, Lamberto Picasso, Gino Cervi. E poi ci sono anche immagini con le scenografie, qui la scena di Virgilio Marchi, che richiama comunque un altro fondo di scenografo che noi conserviamo, che è proprio quello di Virgilio Marchi, che è un fondo estremamente interessante che stiamo finendo di schedare con la collaborazione della Soprintendenza Archivistica. Naturalmente tra biblioteca e archivio sono conservati anche tanti libri fotografici, ma anche tanti foto, cineromanzi. Per esempio, questo l'ho messo proprio per fare un esempio pratico, la foto che vedete in basso a sinistra è una foto conservata nel fondo Fersen, e la vedete poi riprodotta esattamente nel cineromanzo del film Il Delirio del 1954 con Raffo Gallone. Scusate l'abbassamento di voce, ma i mali di stagione stanno colpendo un po' dappertutto.
E qui abbiamo ancora qualche immagine da fondi diversi, il fondo Tofano, quindi con il signor Bonaventura, di cui conserviamo anche le tavole originali, il costume originale che Sergio Tofano ha indossato in scena, ma nel fondo naturalmente c'è anche tutta la carriera artistica di Tofano, qui lo vediamo per esempio in uno spettacolo con la regia del nostro Alessandro Fersen, che è l'avaro del 54, in scena con Monica Vitti e Avenicchi. Qui abbiamo alcune foto del fondo dell'Ullo Valli, la ditta Longa nel 65, Metti una sera a scena con Stella Falk e Umberto Orsini nel 66, e poi l'ultimo spettacolo che hanno recitato insieme Giorgio De Lullo e Romolo Valli, Terra di Nessuno, nel 1976. Ancora un paio di foto per un altro fondo che abbiamo acquisito da non molto tempo, il fondo Lina Volonghi, dove abbiamo anche foto appunto in camerino, foto private o di lei giovane, e naturalmente anche foto degli spettacoli, questo è forse uno dei più importanti spettacoli che lei ha realizzato proprio per il Teatro di Genova, che è Madre Courage e i suoi figli, con la regia di Squarzina. Ma visto il contesto e l'ambito in cui si svolge questa mia breve presentazione, sono andato a ritrovare alcune fotografie che, parafrasando il titolo dell'ultimo libro di Elliot Erwitt, intitolato Fotografie ritrovate ma non perse, perché ci sono, e sono le foto che vengono dal fondo del Teatro Club Premio Roma, che il Teatro Club era un teatro che aveva fondato a Roma Gerardo Guerrieri insieme a sua moglie, e in cui aveva ospitato tantissimi spettacoli sia d'avanguardia sia provenienti da tutto il mondo. E così è un fondo che purtroppo è rimasto sempre, cioè non è mai stato consultato. Io lavoro al museo dal 1989 e posso dire che da allora questo fondo è sempre rimasto non consultato. Però così, andando a pescare un pochino a caso, ho trovato delle immagini che senz'altro possono interessare l'ambito, il contesto di questa nostra giornata, perché appunto ho ospitato soprattutto in occasione del Premio Roma che istituisce nel 69 diverse compagnie di danza. Io appunto devo dire ho pescato molto a caso, ma vi volevo far vedere un po' di queste immagini che ritengo possano essere estremamente interessanti e che vi invito, come specialiste e specialisti del settore, a venire a vedere, a studiare, a catalogare, anche a darci indicazioni su come fare, perché devo dire che io sulla fotografia di danza non sono per niente esperto. Quindi abbiamo visto una prima compagnia, qui un'altra serie di immagini, sempre del 69, che mi sembra comunque dal punto di vista fotografico siano molto interessanti. Questo, se non ho capito male, era un gruppo di mimi cantanti, che quindi erano una specie di piccolo coro che si esibiva comunque come mimo, e quindi vedete anche dalle immagini le pose che assumono. Qui, come ho detto, ospitava anche balletti provenienti da tutto il mondo. Qui vediamo per esempio un balletto messicano, un costume tipici del loro paese. Qui un altro spettacolo ospitato nel Premio Roma del 1970, sempre con immagini molto belle. Molte di queste foto, perlomeno di quelle che ho velocemente consultato, sono foto di Tommaso Lepera, che in quegli anni seguiva il Teatro Club di Gerardo Guerrieri.
invece alcune sono immagini fornite dalle compagnie, quindi riportano i timbri di fotografi inglesi, francesi, americani, eccetera. Qui un altro balletto ospitato nel 1970, sempre con immagini che mi sembrano estremamente interessanti, perlomeno dal punto di vista fotografico, ma spero che anche dal vostro punto di vista di studio e di analisi siano interessanti. E qui ancora un balletto ospitato nel 1971. Del fondo fanno parte anche due faldoni di programmi di sala, quindi ho estratto questi tre che riguardavano comunque sempre la danza. E non si tratta comunque di un grande fondo e le foto non sono tutte di danza, ma sono anche naturalmente di prosa, di spettacoli musicali, perché ospitava molti generi diversi di spettacoli nel suo teatro Gerardo Guerrieri in quegli anni. Non è un fondo grande, diciamo, dal punto di vista archivistico si dice che non sono più di 2 metri lineari di materiale. Comunque ritengo che sicuramente possano essere interessanti per chi si occupa di questo tipo di attività. E chiudevo con questa bella foto che, nella mia ignoranza di teatro e di danza, se ho ben interpretato quanto c'è scritto dietro, è uno spettacolo del ballet Rambert del 61, Dark Elegies, con questi due ballerini ritratti. Naturalmente i fondi fotografici lasciano aperti problemi più svariati, ne sottolineo semplicemente uno, che è quello della conservazione. Noi, come vi dicevo, abbiamo acquisito 2 fondi di negativi originali e solamente questo ci dà un problema notevole, perché si va dal negativo cosiddetto Leica 24x36 mm ai 10-15, 13-18 delle lastre da banco ottico, e quindi già quei formati sono estremamente diversi. Non parliamo delle stampe, che vanno dalle carte visite agli ingrandimenti 70x1 metro, eccetera, e quindi la collocazione fisica di questi materiali è già un problema di base. E poi tutti i problemi relativi alla schedatura, digitalizzazione, al restauro, ai finanziamenti, che non sono mai sufficienti a poter lavorare serenamente su questi fondi, alle competenze, alla formazione e poi alla collaborazione con tutti quelli che lavorano nel settore. Io con questo direi che ho chiuso e ringrazio ancora per l'attenzione che mi avete dedicato. Grazie. Grazie molte, grazie Gian Domenico. Io in chat ho lanciato un invito a Stefano Massini, ci vediamo a Genova, andiamo a scartabellare il Fondo Teatro Club, che tra l'altro sarebbe proprio interessante perché a Roma c'è un grossissimo fondo del Teatro Club, se non sbaglio alla Biblioteca Baldini, sì, esatto. Che è stato oggetto qualche anno fa di una mostra, devo dire disordinata, ma che era un primo tentativo di ricognizione, perché invece c'è una base documentaria fotografica impressionante, una quantità di immagini di cui ho dimenticato il numero, ma a diversi zeri, diciamo. E sarebbe molto bello intrecciare, diciamo, questi due fondi, e soprattutto in cerca della danza, perché quello era uno dei contesti teatrali in cui invece accadevano molte cose di danza. Tra l'altro Marta dovrebbe saperne qualcosa, perché se non sbaglio lì insomma lei ci ha lavorato per quello che riguarda l'arrivo del Living al Teatro Club di Roma, sempre grazie a Gerardo Guerrieri. Veramente insomma escono dei fili molto interessanti da tirare, questa relazione
tra le fotografie e le altre fonti documentarie, no? Il rapporto tra fotografie e lettere, tra fotografie e testi, tra fotografie e scrittura o materiale sonoro. Non è solo un rapporto, diciamo, incentrato sulle identificazioni, attribuzioni e datazioni, ma può essere invece veramente una strategia per far dialogare i documenti in un modo a volte inaspettato tra di loro, no? In questo senso io passo la parola a Simona, che presenterà la presentazione del nostro progetto di sito, e lascio a lei e a Giordana il timone, diciamo, delle presentazioni di questa seconda parte della giornata, facendo anche una magia tecnologica, se mi riesce, di attivare lei nella mia... E al posto mio la videocamera, sì, eccola. Ok, baciata dal sole. In questo momento ci arriva il sole, solo il miracolo, sì, illuminato. Beh, noi ci inseriamo appunto in tutte queste questioni che sono emerse nel, diciamo, nell'argomento dell'archivio, in come insomma, fisso il computer di Samantha perché sono l'unico spazio dove sono proiettata. Comunque. E ci inseriamo appunto anche noi in tutte queste questioni emerse per quanto riguarda gli archivi, cosa contengono, perché contengono determinati materiali e come vengono organizzati, soprattutto i problemi che sostanziano appunto l'organizzazione di questi documenti, perché presentando una delle attività su cui si concentra il gruppo dell'Atlante, che è il lavoro sul sito fotografiaedanza.it, che diciamo è nato proprio con il bisogno non di avere una sorta di vetrina con cui esporre solamente gli esiti delle nostre ricerche, delle nostre idee, riflessioni, eccetera, ma proprio come anche spazio che ci costringe alla sintesi, perché sono tantissimi momenti di dialogo fra noi su alcune questioni che legano anche e che animano quello di cui parlava Francesca, ovvero la costruzione della relazione dei documenti iconografici e bibliografici fra di loro in quelli che abbiamo definito pannelli. E appunto spesso sono momenti in cui abbiamo bisogno di trovare un punto, di trovare un nucleo e soprattutto una forma che sia come dire, fissa, ma anche generativa, come parleremo in questa presentazione del sito, di nuove problematiche, di nuovi aspetti che si agganciano sempre a delle nuove. Ovviamente è un sito che trova la sua origine anche nell'osservazione di altri siti archivi che sono stati per noi dei modelli, che variano sia dalla loro natura più scientifica che dalla loro natura puramente divulgativa, che noi usavamo proprio sinceramente per saccheggiare il più possibile documenti, materiali, per svilupparci proprio una sorta di visione, per scoprire, per accumulare anche dal punto di vista semplicemente della quantità, e prima ancora di quello che appunto del loro contenuto. Quindi appunto di tutto questo parliamo nella presentazione del sito. Tutto il processo di elaborazione che ha sostanziato l'Atlante, dalle fasi di ragionamento, le riunioni, le discussioni su tutti i temi in cui ci stavamo imbattendo, le questioni, ma anche tutte le fasi di elaborazione anche dell'Atlante fisico, dell'esperienza a Tuscania, come ha raccontato Francesca, trovano la loro struttura cristallizzata nel sito fotografiaedanza.it, che apriamo ufficialmente, proprio contestualmente, alla prima esperienza alla Lupa nel 2018. E diciamo la decisione di configurare questo sito risponde a due impulsi e due esigenze in particolare. Uno, avere un archivio dove depositare e conservare tutti i materiali che stavamo accumulando, non solo iconografici ma anche gli studi e la bibliografia di cui parlavamo, ma anche avere uno spazio che fosse in qualche modo attivo, non solo un contenitore di questo materiale, ma che mettesse in relazione tutti i vari elementi di cui è composto, appunto per ridonare anche nella facciata della pagina la dimensione della rete. Quindi gli impulsi erano ovviamente di conservazione, ma anche di sollecitazione dell'accumulo, mantenendo la fotografia come appunto il punto focale, il cuore di tutto il processo e della strategia di studio e di discussione.
Quindi dovevamo in qualche modo, nella struttura del sito, trasporre le modalità di lavoro del gruppo e il metodo di ricerca che stavamo attuando sul rapporto fra arti visive e performative. Andando a visualizzare il sito, aprendo la pagina di fotografia e danza, nella parte a sinistra si vedrà l'elenco delle parti principali di cui è composta e che rappresenta il nucleo del progetto. Quindi una prima parte si comporrà di una ricostruzione di una galleria bio-bibliografica sugli autori e sui soggetti raffigurati delle immagini, quindi un primo elenco di fotografi e un secondo di performer. E in ognuna delle biografie includiamo delle gallerie delle immagini, in modo da appunto ampliare non solo le informazioni biografiche, ma per restituire l'immaginario e la produzione legato a entrambi i soggetti che concorrono alla creazione delle immagini. E grazie al database intrecciato del sito, ogni informazione, sia nelle bibliografie quando incontriamo un nome o nelle immagini, nei crediti relativi, sono cliccabili e permettono il collegamento quindi da fotografi a performer. Quindi appunto si andrà a sconfinare dai singoli elenchi e dalle singole biografie da fotografi a performer. Questo è un meccanismo esponenziale perché ogni volta che biografiamo una figura si incontrano ovviamente potenzialmente decine di personalità con cui si è relazionato e per quanto riguarda i fotografi, le gallerie d'immagini per esempio saranno tante quanti performer, danzatori e danzatrici che ha raffigurato e viceversa, per i performer saranno tante gallerie quanti fotografi hanno incontrato. Quindi è un sistema di ramificazione e prolificazione soprattutto, in cui spesso è difficile anche stare dietro. Poi la parte principale di questa struttura riguarda ovviamente i pannelli, che già sono stati descritti nella loro forma fisica, analogica, con l'intervento di Francesca sull'Atlante a Tuscania. Quella dei pannelli esplicita i criteri con cui noi attiviamo il materiale presente nel sito e li mettiamo in azione, in relazione fra di loro. E sono delle associazioni e dei montaggi di immagini attraverso diversi criteri, da quelli formali, estetici, tematici soprattutto. E andando a vedere proprio le fasi di cui è composta l'elaborazione del pannello, troviamo una prima tavola, che è quella principale, in cui individuiamo una zona, un macro tema, che poi dividiamo in tre tavole, che sono tutte declinazioni a cui abbiamo lavorato per il momento del macro tema. Ovviamente se ne possono aggiungere successivamente tante altre, perché un elemento importante è che diamo dei titoli, dei nomi a queste zone e poi alle successive tripartizioni molto ampie, quindi che possono accogliere ovviamente nuove lavorazioni di quel tema. Il titolo ovviamente deve essere dotato di grande chiarezza, perché altrimenti le immagini restano inerti, non trovano un equilibrio fra di loro e complessivamente poi la configurazione della loro relazione non è efficace, non mostra la relazione all'interno del pannello e il tema su cui è stato ragionato. Quando attuiamo una selezione delle immagini, ovviamente prima di arrivare alla definizione del loro equilibrio, ci sono diverse fasi di accumulo e scarto, appunto un processo reiterato, perché molto spesso alcune immagini che mettiamo all'inizio sembrano funzionare banalmente anche solo perché ci piacciono, perché vogliamo che le vogliamo inserire a tutti i costi nel pannello, ma poi successivamente aggiungendone altre e approfondendo la ricerca queste vengono poi fisiologicamente escluse. È uno sguardo che va dallo specifico all'interno proprio delle combinazioni del montaggio al generale e viceversa. Successivamente la seconda tavola è quella che noi chiamiamo lo scheletro, lo schema, che è semplicemente una ricostruzione del pannello a cui associamo le didascalie dell'immagine per appunto fornire tutte le informazioni necessarie, e sebbene
graficamente sia la tavola più semplice, in realtà è molto complessa perché dobbiamo ricostruire tutta la rete di informazioni, di immagini che molto spesso scarichiamo dal web, da siti che nel migliore dei casi sono ovviamente digitalizzazioni di biblioteche e di archivi, e in altri casi sono invece, come poi vedremo, sono dei siti divulgativi, quindi le informazioni non sono attendibili e bisogna fare tutto un lavoro di ricerca bibliografica. E le tavole successive anche sono fondamentali e sono quelle che noi chiamiamo esplosioni, in cui letteralmente riapriamo la forma del pannello per esplicitare le relazioni all'interno dei montaggi, creando quindi delle nuove relazioni di significato date dalla manipolazione grafica delle singole immagini. Operiamo dei focus su alcuni dettagli, degli ingrandimenti, delle ripetizioni, ma anche delle sovrapposizioni, tutte azioni che ci fanno focalizzare sia su di volta in volta sul contenuto delle fotografie, ma anche sugli aspetti formali, appunto per esplicitare cosa ci ha mosso nella selezione. E affianchiamo a queste manipolazioni dei frammenti testuali per ridonare anche la natura bibliografica che sta alla base della selezione delle immagini, che non è quindi una ricerca solo ed esclusivamente visiva. Sono degli estratti di studi di diversa natura a seconda dei casi, o specifici su alcune incontri, alcune collaborazioni specifiche all'interno del pannello, oppure generali sul tema che vogliamo affrontare con la tavola. E per l'appunto sono frutto di ricerche bibliografiche che ovviamente procede di pari passo alla costruzione e allo studio del pannello. E poi successivamente abbiamo una galleria delle immagini di cui è composto il pannello, che quindi non fa più forza sulla visualizzazione simultanea di tutte le immagini in un solo momento, ma nella visualizzazione sequenziale delle immagini. Una volta che abbiamo visto la relazione fra tutti, è necessario vedere singolarmente le immagini, appunto per mostrare banalmente sia da cosa è composto il pannello, ma anche per ridonare la necessità che noi troviamo in questo lavoro di mantenere il focus anche sui contesti specifici di cui si fanno carico le immagini e di cui noi ci facciamo carico. Il pannello quindi fondamentalmente è veicolato dalle immagini. Le immagini veicolano il nostro sguardo e il senso che vogliamo dare a una determinata traiettoria di ricerca. Sono quindi degli oggetti di studio, perché magari si vengono lavorati a seguito di una ricerca sedimentata, come è stata in una prima fase del processo dell'Atlante, che vede una sintesi nel catalogo La Camera Meravigliosa. Oppure sono la cristallizzazione di un inizio di ricerca, come è stato invece per la fase successiva, che ha necessitato dei tempi di lavorazione molto più lunghi. Le selezioni nel pannello, appunto, come ho detto, portano a un risultato che è anche un oggetto creativo e autoriale, naturalmente, che risponde alle leggi compositive. Nella forma, dal suo montaggio complessivo al suo particolare, quindi le immagini rispondono a delle leggi di richiamo, in un certo senso, di attrazione ma di anche repulsione, ed è necessario anche ragionare su questo aspetto, sul perché alcune immagini funzionano accostate ad altre e perché in alcuni casi alcune immagini vengono letteralmente scansate, cancellate, vengono escluse dal pannello a seguito di un lavoro di montaggio. I pannelli, quindi, come strumento di ricerca che proponiamo, non servono in questo caso ad appacificare le immagini. Noi non vogliamo spiegarle, non vogliamo appunto descriverle, ma al contrario vogliamo mostrare una loro natura talvolta irrequieta e mostrare il fatto che le immagini possano scatenare delle energie, delle relazioni, degli attriti in base a come vengono collocate proprio nella configurazione e anche singolarmente, quindi vicino a cosa vengono collocate. Mantengono sempre, anche nella relazione, il loro contesto, e di questo ovviamente ci dobbiamo fare i conti.
ma mostrano qualcosa di nuovo a seconda della vicinanza con altro, che siano fonti testuali che iconografiche. E quindi il pannello ci aiuta noi in primis a individuare questo nuovo, questa, diciamo, ciò che si genera da questa nuova visualizzazione delle immagini, nel loro complesso, nella loro simultaneità con altre immagini, che nella loro singolarità. I siti dai quali abbiamo attinto per le nostre ricerche iconografiche o per strutturare il nostro sito sono stati essenzialmente due. Il primo sito è Broadway Photographs ed è un sito creato dallo studioso e storico americano nonché professore alla University of South Carolina, David Shields. Broadway Photographs è un esempio di ricognizione su un caso studio, ovvero quello della fotografia di danza e di teatro di Broadway, e nel 2006, anno di creazione del sito, copriva un arco temporale che andava dal 1900 al 1930. Ad oggi vediamo che l'arco temporale è molto più esteso e copre un intero secolo a partire dal 1865 al 1965. L'analogia principale con il nostro progetto è nel desiderio di creare una piattaforma di divulgazione degli esiti di una ricerca che è in continua evoluzione e che è ovviamente circoscritta in un determinato periodo storico, che nel nostro caso, similmente a quanto accade nella ricerca di David Shields, è la prima metà del XX secolo. Altra affinità molto importante con il progetto di David Shields e con il sito è nell'osservazione della storia da una duplice prospettiva, quella degli artefici e quella dei soggetti delle immagini. Possiamo vedere sul sito di David Shields appunto una divisione in due categorie, quella di performer e quella dei fotografi. Divisione che è stata ovviamente da modello per il nostro sito. E anche qui, in ogni categoria, corrisponde una ricognizione biografica e bibliografica del soggetto in esame. E una gallery di immagini che sono cliccabili. Vediamo che cliccando sull'immagine si apre una finestra in cui l'immagine è presentata in una dimensione più grande. Cliccando invece sull'autore dell'immagine si rimanda a un contenuto trasversale che riguarda le informazioni biografiche e bibliografiche dell'autore e, in base a qual è la categoria iniziale sulla quale stiamo facendo ricerca, di volta in volta può riguardare un performer o un fotografo. A questa sezione si aggiunge un'altra categoria, che qui non riguarda l'Atlante come nel nostro sito, ma è quella delle features, ovvero una serie di saggi e approfondimenti di David Shields sulla cultura visiva delle arti performative americane del XIX e XX secolo, anche in questo caso corredati di immagini. Il secondo sito è Dante BA ed è un sito creato da Beatrice Van de Bosch, che possiede un atelier in Francia dove realizza corsi di miniatura, ovvero l'arte pittorica destinata alla decorazione del libro manoscritto. E vediamo da subito che in realtà Dante BA si presenta in una modalità molto differente rispetto a fotografia e danza, rispetto a Broadway Photographs, in quanto appare come un enorme deposito eterogeneo per quanto riguarda contenuti e categorie, incentrato esclusivamente sulle immagini e non sulla ricognizione biografica, che in questo caso è assente. Vediamo che la danza e le arti performative trovano un grande spazio. Abbiamo una suddivisione nelle categorie delle attrici, del cinema ed in fondo una corposa sezione dedicata alla danza. Il sito vediamo essere articolato in altre categorie, come ad esempio quella dedicata alle muse, ai fotomontaggi, alla pittura. È una categoria dedicata ai fotografi, dove compaiono, oltre agli autori di immagini relative alle arti performative, come ad esempio Charlotte Rudolph, anche artisti che non hanno necessariamente collaborato con attori e danzatori, come nel caso di Raoul Ubach. L'arco temporale è sempre quello della seconda metà dell'Ottocento e si inoltra fino agli anni 70 del Novecento.
Dante Bea è un sito dal quale attingiamo spesso per le ricerche relative alla costruzione dei nostri pannelli, in quanto è un sito molto ricco per contenuti e frequentemente aggiornato. Da qui accumuliamo il materiale con il quale andremo poi a creare le relazioni che andranno a comporre i pannelli dell'Atlante. Béatrice van den Bosch, rispetto a David Shields, non opera una ricerca di carattere storico-scientifico, ma piuttosto condivide e diffonde, organizzandolo in determinati contenitori, un materiale che riguarda i suoi interessi legati al mondo artistico. Noi interroghiamo entrambi gli aspetti nel nostro sito. Da una parte abbiamo un repertorio documentario di fotografie, di informazioni biografiche e bibliografiche, e dall'altro però non dobbiamo dimenticarci che la finalizzazione è quella di un atlante, che ci permette, attraverso la messa in relazione di determinate immagini, di approfondire determinati campi di interesse e di ricerca personali e di creare allo stesso tempo un prodotto di studio che è anche il punto di intersezione di altre possibili ricerche. Ben ritrovati a tutti e a tutte nella sezione pomeridiana del nostro convegno. Iniziamo presentando la relazione di Samantha Marenzi. Samantha Marenzi, probabilmente molti di voi la conosceranno già, è ricercatrice presso il DAMS dell'Università di Roma III, insegna filosofia del teatro e della danza e studia ed indaga da anni i rapporti tra le arti performative e le arti visive ed è inoltre membro del comitato di relazione della rivista Teatro e Danza. Inoltre è la coordinatrice del nostro gruppo di ricerca sulla fotografia di danza che abbiamo presentato con i video nella sezione della mattina e inoltre una fotografa specializzata in tecniche analogiche e in tecniche antiche di stampa e collabora da anni con Officine Fotografiche Roma. Come danzatrice si forma con i maestri giapponesi Masaki Wana e Akira Kasai. Oggi ci parlerà del Seattle Camera Club con una relazione dal titolo Influenze giapponesi nella fotografia di danza americana, il Seattle Camera Club 1904-1929. E lascio la parola a Samantha. Allora, sì, la rivista era Teatro e Storia, non Teatro e Danza, ma in questi giorni siamo talmente immersi in questo ragionamento sulla fotografia di danza che la danza è diventata un'ossessione condivisa. Dunque, io mi sono occupata molto a lungo dell'indagine di soprattutto di un particolare stile di fotografia, un movimento, un'epoca che ha caratterizzato moltissimo la modalità con cui la danza è stata raffigurata, perché mi sono occupata tanto del pittorialismo, in particolare americano, quindi soprattutto del movimento della fotosecessione, perché questo tipo di fotografia è stato uno dei primi, diciamo, a sdoganare, possiamo dire così, la fotografia, a farla approdare all'universo dell'arte, non solo perché fosse riconosciuta come un linguaggio artistico in sé, ma anche per il dialogo che ha iniziato a intessere con gli altri linguaggi. E senz'altro la fotosecessione è stato uno dei movimenti che per primi si è, diciamo, reso conto dell'interesse, dell'importanza della danza, che stava parallelamente compiendo un percorso molto simile di affermazione artistica, di rigenerazione di tecniche e stili, di emancipazione dai codici accademici e ballettistici. Entrambi questi linguaggi scoprono la grande opportunità che offre loro la dimensione amatoriale, svincolata dalla dimensione professionale, che viene ritenuta, diciamo, commerciale, che quindi non permette ai protagonisti di questi linguaggi di fare sperimentazione artistica, che richiede tempi, ritmi di lavoro incompatibili con la produzione commerciale di immagini. Allora, mi ero occupata tanto della fotosecessione e quindi mi ero concentrata particolarmente sul periodo, sull'arco cronologico che questo movimento copre, che è molto facile da identificare perché il movimento fotosecessionista
ha degli organi, diciamo, di divulgazione delle strategie culturali molto determinate, molto precise. Una rivista, Camera Work, che tutti conosciamo, è stata una delle più importanti riviste di cultura fotografica d'inizio Novecento, e anche una galleria d'arte, la 291, che a New York non solo promuove il lavoro artistico dei fotografi, ma accoglie, spesso per la prima volta, le mostre di artisti europei, pittori e scultori, fondatori dell'arte moderna europea, che appunto per la prima volta in America espongono proprio sulle pareti della piccola galleria fotografica. Ne ho scritto, ho ragionato molto e mi sono interrogata appunto su come questo stile così specifico di fotografia abbia naturalmente, diciamo, condizionato e caratterizzato la nostra visione della danza di quegli anni, che è flu, è molto morbida, sposa perfettamente gli stilemi di questa fotografia che non voleva mai essere letterale, no? Una copia della realtà, ma che voleva sempre rispettare questa specie di ispirazione simbolista e cercare di mostrare attraverso il mezzo meccanico quello che invece nella realtà non si vede, tutta una dimensione invisibile. E poi cercava anche di emanciparsi dal punto di vista puramente tecnico, cioè la prima rincorsa per l'affermazione artistica è stata quella della produzione di un pezzo unico, e quindi un grande lavoro di stampa, degli interventi manuali che rendessero le stampe fotografiche in tutto simili a dei dipinti. Ora, in questa traiettoria, appunto, l'arco riconoscibile è quello che va dal 1902, in cui viene fondato, anno in cui viene fondato il movimento della fotosecessione, ad opera di Alfred Stieglitz e con un gruppo di fotografi di cui lui si circonda, che sono delle presenze straordinarie, tutte poi avranno delle traiettorie nella storia della fotografia veramente incredibili. E poi nel 1903 la fondazione della rivista Camera Work, che chiude nel 17, che è lo stesso anno in cui chiude anche la galleria 291, che aveva invece inaugurato nel 1905. Quindi diciamo che questo arco cronologico, molto, in modo molto preciso, diciamo, racconta l'arco, la storia, l'avventura della fotosecessione americana, cioè la massima espressione del pittorialismo e della fotografia artistica, seppure di matrice europea e inglese, perché tutti i membri avevano poi di fatto studiato lì. Ora, questo movimento, che è molto celebre, è molto studiato, io sottolineo soltanto un paio di caratteristiche. La prima è una presenza femminile molto forte, o almeno determinante, nel senso che è il primo movimento ad avere una donna tra i membri fondativi, questa Gertrude Casebier, che sarà anche membro della giuria di tutti i saloni, i concorsi che la fotografia pittorica promuove. Quindi un aspetto è questo. Poi c'è Anne Brigman, la californiana, che dà un contributo straordinario a questa avventura della fotosecessione, portando uno sguardo molto molto diverso e selvaggio, diciamo, dentro alla organizzazione fotografica di questo gruppo di artisti. Bene, nel 1917, quando chiudono galleria e rivista, sembra definitivamente che l'avventura del pittorialismo sia esaurita. In tutti i manuali di fotografia noi vediamo i due capitoli separati: da una parte c'è il pittorialismo e poi dopo c'è il modernismo, che inevitabilmente, anche per via della guerra e della scoperta del valore documentario della fotografia, cambia completamente i criteri e il linguaggio. Beh, studiando il contesto americano ci si accorge che questa separazione è assolutamente, diciamo, inventata, nel senso che molto spesso sono gli stessi pittorialisti a traghettare la fotografia dentro ai linguaggi della modernità, quindi non c'è una separazione stilistica così netta, e soprattutto è molto difficile storicamente contestualizzare questo, perché in realtà la coda, se così vogliamo dire, del pittorialismo americano è piuttosto impressionante, si estende fino alla fine degli anni 20 e forse si caratterizza molto proprio in quella fase successiva all'avventura della fotosecessione, perché è proprio in quegli anni che convergono, coesistono nell'opera degli stessi fotografi elementi tipici della produzione dell'immagine pittorica, stilisticamente molto riconoscibile, e elementi che invece provengono da un altro mondo, dal mondo moderno, dalle avanguardie, dall'astrazione, da tutto il processo di geometrizzazione che nel frattempo le arti visive stanno sperimentando. Allora mi interessa molto questa sovrapposizione, questa dissolvenza incrociata in cui noi vediamo coesistere elementi molto molto diversi, e cronologicamente vediamo dei punti di convergenza in cui diciamo
avvengono delle situazioni, prendono vita delle situazioni apparentemente opposte tra di loro, ma in effetti invece in netta continuità le une con le altre. In questo senso un interesse straordinario lo pone la fondazione di Ocamera Club, che come sapete erano le associazioni amatoriali di fotografi che volevano sperimentarsi dal punto di vista creativo, quindi svincolati da qualunque obbligo commerciale, e insomma la fondazione di questo Camera Club di Seattle, che prende vita proprio alla metà degli anni 20, quindi molto tardivamente rispetto a quello che noi abbiamo individuato come arco del pittorialismo americano, e comunque nella nostra percezione gli anni 20 corrispondono a tutt'altro tipo di fotografia. Soprattutto invece nella costa occidentale americana, sia di nord che di sud, cioè da Seattle fino alla California, il pittorialismo vede negli anni 20 una stranissima rigenerazione che si configura in modo molto diverso da quello che accade all'inizio del secolo a New York, dove è la sede di Camera Work. E già questa avventura geografica con questi dislivelli cronologici pone degli aspetti interessanti. Ma c'è un altro elemento che mi sembrava piuttosto diciamo peculiare di questa fondazione del Camera Club di Seattle, quindi non solo lo spostamento cronologico, ma due aspetti. Uno in continuità decisamente con l'avventura della fotosecessione, ovvero una presenza femminile estremamente rappresentativa, non solo numericamente, ma proprio in termini di importanza. Cioè quasi tutti i membri del Seattle Camera Club si formano con una fotografa donna. Diventano loro assistenti, sono allievi, diventano collaboratori del suo studio. Questa fotografa si chiama Ella McBride ed è una delle più importanti fotografi dell'epoca. Il suo socio e partner è Wayne Albee, di cui qualcosa diremo, perché forse è stato uno dei più importanti fotografi di danza degli anni 20. Questa associazione è appunto una specie di luogo formativo di questo gruppo di fotografi, e quindi presenza femminile non solo in termini appunto di rappresentanza, non è una quota, ma è originaria, le donne maestre di fotografi di seconda generazione. L'altro aspetto estremamente peculiare di questa avventura del Seattle Camera Club è che i membri fondatori sono tutti giapponesi. Sono tutti immigrati, hanno tutti origini nipponiche, sono tutti nati in Giappone e poi immigrati negli Stati Uniti, e portano negli Stati Uniti tutto un universo chiaramente di riferimenti estetici loro malgrado, nel senso che poi sono quasi tutti giovani che studiano negli Stati Uniti e che anzi cercano in tutti i modi di, come dire, cancellare le loro influenze, non volontariamente, ma insomma sono alla ricerca di un modernismo tutto occidentale, e quasi senza rendersene conto trasmettono invece un impianto, un'impronta estremamente caratterizzata dal punto di vista delle arti grafiche giapponesi sui fotografi americani con cui collaborano. Quindi c'è intanto quest'altro intreccio, c'è un gruppo di fotografi americani che subisce l'influenza dello stile giapponese, mentre questi giapponesi studiano con loro e vogliono imparare invece il linguaggio americano. Chiaramente l'innesto è molto interessante sia dal punto di vista della storia di questo gruppo, che è un gruppo veramente un po' paradossale rispetto ai Camera Club di quegli anni, e anche alla produzione di questo gruppo, che come altri gruppi, ma forse più di altri gruppi, mette il corpo al centro della sua avventura artistica. Vi parlerò di quattro di loro, non tanto facendone la storia, ma piuttosto prendendo come esempio alcune loro immagini per intercettare delle tematiche che mi sembrano interessanti e che mi sembra anche si colleghino in modo trasversale a molte delle cose che oggi sono state dette, e che quindi dimostrano di essere dei problemi non solo utili per comprendere i casi specifici, ma anche funzionano come lenti per individuare delle problematiche che invece riguardano sempre il rapporto tra corpo espressivo e immagine meccanica. L'ultima cosa che voglio dire prima di farvi vedere alcune immagini è che già nell'avventura del pittorialismo della fotosecessione c'era stata una specie di spaccatura proprio a metà del loro percorso, diciamo nel 1910 c'era stata un'incrinatura del gruppo e si erano sviluppate un po' due direzioni, possiamo dire così. Una rappresentata naturalmente da Stiglitz, che man mano si, come dire, sente vinta la battaglia dell'affermazione artistica della fotografia e si avvicina sempre di più alla pittura moderna o modernista e si allontana
diciamo, dalla fotografia, non come autore, continuerà a essere fotografo per tanti anni, ma sicuramente come animatore di eventi, organizzatore, eccetera. La sua attenzione andrà molto più verso altri linguaggi. E, dall'altra parte invece c'è un gruppo di questi fotografi che pensa di dover, come dire, emanare nel tempo e nello spazio questa esperienza del pittorialismo, non tanto promuovendo lo stile pittorico che indubbiamente, come tutti gli stili, diciamo, dopo qualche decennio non è più diciamo alla moda, non è più adatto ai tempi, ma piuttosto prolungandone in qualche modo le istanze e anche la cultura dell'immagine che il pittorialismo fa nascere, svincolando la fotografia dall'obbligo di registrazione della realtà e consegnandola all'universo dei linguaggi visivi, diciamo in senso assoluto. Quello che aveva caratterizzato questa spaccatura era per esempio anche la fondazione di una scuola. Il rappresentante di questa seconda corrente, diciamo, era Clarence White, che è stato uno dei grandi formatori della fotografia artistica. Nel 14 aveva fondato la sua scuola, che resterà aperta fino all'inizio degli anni 40, anche se lui muore nel 25, poi la gestiranno la moglie e il figlio. Ma soprattutto Clarence White aveva inaugurato, fondato una grandissima diciamo istituzione ancora esistente, che si chiama Pictorial Photographer of America, e questa associazione, fondata nel 16, anche questa un po' fuori tempo, mentre sta finendo l'avventura della fotosecessione, tra le tante attività che promuove c'è la pubblicazione di un annuario, una specie di almanacco annuale in cui raccoglie le fotografie migliori del pittorialismo americano prodotto nei diversi stati d'America. Allora io a questo punto vi faccio vedere uno di questi almanacchi, che si trovano, scusate, come vedete, uno schermo a tema, diciamo, con tutte le schermate di zoom, eccetera, che non si tolgono. Allora, alcuni di questi almanacchi sono per fortuna scansionati, eccetera. Questo è l'almanacco del 1926, l'ho scelto perché il 1926... Insomma, in Europa, nel 25, Laszlo Molinelli aveva pubblicato Pittura, Fotografia, Film, in cui nella sua New Vision della fotografia l'unica immagine che metteva come esempio negativo era una immagine di Alfred Stieglitz, cioè rinnegava il pittorialismo come tendenza e cultura dell'immagine. Quindi sono gli anni in cui in Europa si sta sviluppando tutta un'altra visione, e anche in America sono gli anni di Weston, sono gli anni di tutto un altro mondo fotografico. Eppure ancora nel 26 noi vediamo queste pubblicazioni. Io vi leggo anche molto sommariamente la descrizione, perché il modernismo sta arrivando nel cuore del pittorialismo, questo sarà l'incipit dell'almanacco. Un aspetto che subito viene evidenziato in questo almanacco è la presenza molto consistente di nippo-americani, di immigrati giapponesi in America, che danno un contributo alla fotografia evidentemente piuttosto importante e che, come dice questa presentazione, sono quelli che portano i valori più moderni in un certo senso. Oh, e anche questo è un dato molto molto interessante. Io vi faccio vedere in modo molto sommario, se volete andate a sfogliarvi il Pictorial Photography of America del 1926, che ovviamente già, diciamo, l'autoritratto iniziale è quello di Clarence White, che sta lì come un santo protettore del pittorialismo, fuori da tutti i tempi e da tutti gli spazi in cui questo movimento si è sviluppato. Scusate, non so perché non riesco a sfogliare la pagina. Ecco. Allora vado molto molto veloce, ci sono degli interventi critici e poi ci sono delle immagini in cui noi subito vediamo l'influenza giapponese, perché riconosciamo subito una organizzazione dello spazio che non è affatto basata sul nostro impianto dell'illusione prospettica, ma che piuttosto è organizzata per giusta posizione di piani, tutti piuttosto bidimensionali, con un larghissimo uso di quintature, diciamo, no? Di costruzione dell'immagine in modo proprio grafico, con delle silhouette che danno l'idea della profondità, ripeto, non tanto con un fuoco centrale, con un punto di fuga e quindi con la simulazione del volume, con l'illusione del volume, ma piuttosto con la giusta posizione di forme lineari e bidimensionali. Inoltre ci sono moltissimi spazi vuoti. La fotografia che trae ispirazione da questo tipo di arti grafiche scopre la importanza
del vuoto rispetto al pieno. Non c'è più un rapporto diretto tra figura e sfondo, ma c'è l'organizzazione di volumi dell'immagine che diciamo si giustappongono alle linee dell'immagine. Questo sì, è vero, è molto moderno, è molto simile a quello che sta accadendo in altri linguaggi espressivi. Se già la fotosecessione aveva guardato a una pittura che non era la pittura tradizionale, ma era piuttosto la pittura moderna, a volte addirittura astratta, e quindi praticamente l'ossimoro della fotografia, qui noi, guardando alla, questi fotografi che guardano la fotografia, all'arte grafica giapponese, diciamo che si chiamano pittorialisti, ma a che pittura fanno riferimento? Di cosa sono portatori dal punto di vista delle eredità estetiche, compositive e anche tecniche dell'immagine? Allora, sottolineo tecniche perché fare riferimento alle arti grafiche giapponesi invece che alla pittura occidentale determina un cambiamento straordinario, perché il modello delle arti grafiche giapponesi sono le stampe, le famose stampe giapponesi che hanno una circolazione straordinaria all'inizio del Novecento in Occidente, ci sono grandi collezioni, i fotografi stessi saranno grandi collezionisti, i musei creano delle stanze apposite per mostrare le collezioni di stampe giapponesi. Bene, queste stampe giapponesi, a differenza dei grandi quadri della tradizione pittorica europea, sono riproducibili. Sono stampe, sono incisioni a legno, sono degli oggetti che circolano con grande diffusione e che già dal Settecento sollevano l'immagine e la circolazione dell'immagine dal problema della sua riproducibilità tecnica. Non che questo non sia successo anche in Occidente con l'incisione, ma certo che prendere le stampe giapponesi a modello della fotografia significa vanificare completamente il ragionamento sullo sforzo di rendere la fotografia un pezzo unico e aprire al dialogo tra le tecniche tutto un altro tipo di relazione. Vado velocissima perché volevo farvi vedere che in questo almanacco ci sono molte fotografie di danza. Questa qui che vedete a destra è irrinunciabile, è una fotografia di Arnold Gente, praticamente il maggiore fotografo di danza dell'America di quegli anni, autore di migliaia e migliaia di scatti su danzatrici e danzatori che lui fotografa dal 1908 fino agli anni 30, una specie di ossessione per il corpo in movimento a cui dedica un libro importante che pubblica nel 1916 e poi una serie di collezioni e di applicazioni di queste fotografie che servono non solo e non tanto a promuovere l'attività dei danzatori, ma a illustrare i loro libri, i loro manuali, i libri di tecnica, quindi anche un'applicazione molto diversa da quella che si era vista nella fotografia commerciale, che era soprattutto divulgativa dell'immagine del performer. Questo è un altro aspetto centrale. Nella grande divisione del 1910, in cui una parte del gruppo fotosecessionista si stacca in qualche modo dall'avventura di Stieglitz, uno degli elementi che viene messo in campo è questo, la distinzione netta tra fotografia amatoriale, detta artistica, e la fotografia commerciale svanisce. Clarence White nella sua scuola si pone subito il problema di come cercare e trovare delle applicazioni commerciali alla fotografia artistica, senza rinunciare allo statuto creativo dell'immagine, senza volgarizzarla, senza tradurla in un linguaggio solo comunicativo, conservando lo statuto artistico, ma appunto creando nuovi equilibri tra il mondo dell'arte e il mondo dell'industria. È quello che sta succedendo in Europa con tutte le grandi avanguardie fotografiche, diciamo. Quindi è interessante che proprio la frangia più conservativa del pittorialismo in realtà accede agli stessi, diciamo, fa i conti con gli stessi problemi con cui stavano facendo i conti i linguaggi fotografici che noi definiamo moderni e antitetici rispetto alla fotografia pittorica. Non le commento, non ce n'è il tempo, ma questo è Arthur Cales, un altro grandissimo fotografo di danza, autore di centinaia di scatti sui danzatori in California, soprattutto Ruth Saint-Denis, Ted Shawn e tutta quell'area della danza californiana. Allora, questo, chiudo questo diciamo libretto, vi faccio vedere così, io mi sono fatta dei giochi di associazione, cosa sta succedendo in quegli anni, 1905 appunto, pittura, fotografia, film di Laszlo Molinégy e l'anno dopo punto, linea, superficie di Kandinsky, sono gli stessi anni. Quello che però, insomma, scusate, anche questo volevo farvi vedere, Proet
solito di questo, il libro di Rodchenko, scritto insieme, insomma, illustrato su poesie di Majakovskij dedicate a Lili Brick, è del 1923 ed è uno dei primi libri o fotolibri rispetto a quello che dicevamo, ma insomma questo è un libro di poesia che usa la fotografia con la stessa strategia con cui Majakovskij usa il verso poetico ed è un libro che inaugura la pratica del fotomontaggio dentro al libro, diciamo, letterario, quindi non solo come, diciamo, dimensione politica, propagandistica o artistica, ma proprio in relazione al linguaggio verbale. Allora, queste concomitanze di date ci servono solo a renderci conto di quanto i fenomeni siano sovrapposti e mi permettono di entrare rapidamente in questa tematica. Sono quattro i fotografi di cui io vi voglio parlare e che, diciamo, sono autori di questo, in realtà sono molti di più gli autori del Seattle Camera Club, ma io ne ho scelti quattro perché sono quattro intanto che hanno guardato la danza con particolare continuità e poi perché le loro fotografie sono dei punti di convergenza di moltissime tematiche, sia che ho evocato dal punto di vista della storia della fotografia e delle forme di rappresentazione della figura umana, sia dal punto di vista delle formule, le possiamo anche chiamare stereotipi o cliché, ma invece dal punto di vista del dialogo tra fotografia e arti performative possiamo proprio parlare di vere e proprie formule, cioè ricorrenze che servono a determinare l'esperienza performativa e a distinguere una foto di signorina in montagna da una foto di danzatrici in montagna, perché non sempre le performer che noi vediamo stanno danzando, ma ci sono senz'altro degli elementi che le caratterizzano. Primo elemento è, diciamo, l'abito all'antica. Questa è una fotografia di Frank Kunishige, che è uno dei fondatori del Camera Club, del Seattle Camera Club, ed è la sua storia è interessante perché lui studia in America, in una scuola di fotografia americana, e poi appunto diventa assistente di Ella McBride e con lei impara la ritrattistica, tutta una serie di applicazioni fotografiche che lui affianca alla fotografia che invece fa di solito, che è la fotografia di paesaggio. Ora siamo a Seattle, un luogo che ha un rapporto con il territorio e con la natura molto particolare, la paesaggistica, fotografia di montagna è molto molto diffusa tra gli amatori di fotografia. Nel caso di Kunishige, quello che è veramente interessante è che noi vediamo fino a un certo punto le sue produzioni andare parallelamente, la fotografia di paesaggio, la ritrattistica che lui applica in studio con questo, in questo grande studio di ritratti di Ella McBride, il nudo che lui pratica da Ella McBride e poi piano piano queste, questi generi di fotografia che si sovrappongono e che diventano fotografia di danza, perché quasi sempre le figure sono nude o seminude, si stagliano su un paesaggio e la loro posa non è passiva, ma è tonica, dinamica, espressiva. Loro agiscono davanti alla macchina fotografica. A caratterizzarle i riferimenti all'arte antica, che è uno dei grandi modelli della danza moderna di quegli anni, e il modo in cui la figura umana disegna la composizione fotografica e articola la sua presenza nello spazio. È un modo per condividere l'atto della inquadratura e della composizione tra fotografo e performer. Queste sono delle fotografie famose che Kunishige scatta a Doris Humphrey, praticamente una delle grandissime protagoniste della stagione della danza moderna americana. Del resto questi sono gli anni della genealogia americana, Ruth St. Denis, Martha Graham, Doris Humphrey, e queste grandi danzatrici passano tutte davanti agli obiettivi di questi fotografi. In questo caso Doris Humphrey è veramente il grande esempio di tutti i grandi stili di fotografia che in quegli anni vengono sperimentati, il nudo prima di tutto e la geometrizzazione, il lavoro che di solito si fa sulle nature morte e che caratterizza tantissima fotografia d'avanguardia, 80 fotografie del Bauhaus, tutta la fotografia russa, tutto un lavoro enorme sulla articolazione delle forme e sulla trasformazione del concetto di soggetto, per cui le forme sono il soggetto, sono le linee stesse e non c'è bisogno di una figura che catalizzi l'attenzione. Quando in queste forme appare l'azione del danzatore, la dimensione dei generi di fotografia sconfina ancora di più. Ci sono sempre delle forme geometriche in queste fotografie che diciamo accolgono elementi
puramente modernisti all'interno di uno stile, come vedete, estremamente pittorico, non solo per la scelta stilistica delle immagini, ma anche per il tipo di atmosfera che accolgono, cioè queste danze all'antica che avevano appunto caratterizzato la rigenerazione della danza all'inizio del secolo e che già negli anni 20 dovevano apparire estremamente datate. Allora pensate quanto è strano questa percezione del tempo in cui questa fotografia moderna, fino a un certo punto, fino agli anni 15, è come se raffigurasse un mondo ideale, il mondo del futuro, il mondo sognato. Nel giro di pochissimo tempo la stessa fotografia rappresenta il mondo del passato, al cospetto del quale tutti provano una specie di strana nostalgia, malgrado sia passato pochissimo tempo. Queste sono ancora le fotografie in natura e queste sono le composizioni dei danzatori riprese in interno, che in realtà era una tecnica nata in Germania già nel 1908 con le fotografie di Hugo Erfurt, che aveva portato le danzatrici nel suo studio e le aveva fatte danzare, e che però poi in America si era cristallizzata nel lavoro di Arnold Gant, che aveva esattamente contaminato le strategie dello studio di ritrattistica commerciale con le istanze della fotografia artistica pittorialista, creando un'ibridazione tra professionismo e amatorialità che somiglia moltissimo a quella che si sviluppa nel teatro di quegli stessi anni. Cerco di andare molto veloce, abbandono Kunishige con queste fotografie, perché voglio mostrarvi l'opera, diciamo, di un altro fotografo del gruppo, questo sì molto molto famoso, e che ha avuto un ruolo nella fotografia di danza estremamente importante, Soichi Tsunami. Su di lui sono state fatte delle mostre importanti, vi faccio vedere dei cataloghi, praticamente i cataloghi di mostre sono gli unici titoli bibliografici, no, non si vede per niente perché c'è il sole, però volevo solo farvi vedere che catalogo della mostra, di una grande mostra su Soichi Tsunami, in copertina c'è Martha Graham e dietro, non vedo più niente, però dietro c'è Harold Kreutzberg, quindi diciamo due elementi fortissimi della danza di quegli anni, tedesca e americana e tedesca, quindi Tsunami senz'altro definibile vero e proprio fotografo di danza. Io ho selezionato solo delle fotografie di Martha Graham e voglio farvene vedere in realtà due o tre che sono nel grandissimo patrimonio visivo di Martha Graham, sono quelle che mi sorprendono di più perché sono molto semplici dal punto di vista compositivo, sono molto diverse dal grande apparato delle fotografie di scena. Tsunami stesso sarà autore di fotografie importantissime degli spettacoli in cui Martha Graham usa le sculture di Isamu Noguchi come scenografie. Isamu Noguchi era un grandissimo scultore di origini giapponesi ed era anche il figlio di Yone Noguchi, che è stato un intellettuale giapponese importantissimo. Non è condiviso lo schermo, scusatemi. Scusate, nel tentativo di farvi vedere il libro ho praticamente omesso tutto il resto. No, faccio così. È un segnale per dire mi sto dilungando troppo, evidentemente la tecnologia si ribella. Si vede adesso. E queste fotografie di Martha Graham rispetto alle tante fotografie di Martha Graham di quegli anni realizzate da Barbara Morgan, tantissimi famosissimi fotografi, sono molto diverse perché non portano, non sono fotografie di spettacoli e riprendono lei in una dimensione di enorme semplicità in cui è solo la linea del suo corpo a, diciamo, alludere alla danza e a creare la composizione, come se la composizione dell'immagine non si creasse grazie al punto di vista del fotografo, e questo certo distingue molto questi fotografi dalla New Vision di Laszlo Molinej, in cui il fotografo cambiava continuamente prospettiva per trasformare le linee del mondo. Qui è una specie di macchina fissa davanti a cui il danzatore passa e lascia un diagramma del suo movimento, che come vedete è basato assolutamente sulla potenza espressiva di un corpo che cambia pochissimi elementi del suo punto d'appoggio e con questo cambiamento crea un vortice nello spazio intorno a sé e dimostra che nel dialogo tra fotografia e danza uno degli elementi di gancio è la trasformazione del rapporto tra corpo e spazio in un rapporto tra figura e sfondo. Quindi i linguaggi iniziano a dialogare e a trovare dei corrispettivi. Quello che è lo spazio per il danzatore è diciamo lo sfondo del fotografo, e nelle collaborazioni molto spesso questo
crea una lingua nuova, di cui naturalmente sono autori entrambi, il danzatore e il fotografo. Volevo chiudere la carrellata di Tsunami con questa immagine, che senz'altro è quella che corrisponde di più a questo tipo di ragionamento. Molto brevemente vi faccio vedere alcune immagini che sono invece dei due fotografi, due tra i pochissimi fotografi americani del Seattle Camera Club. Uno è il maestro, diciamo, Wayne Albee, che è davvero un fotografo di danza piuttosto importante, di cui ho chiaramente chiuso la cartella completamente e di cui quindi vi farò vedere soltanto una immagine, scusatemi, in riferimento all'altra fotografa che è Dirnaffer. Allora, questa è una fotografia di Wayne Albee. Mi perdonerete se anche io ve la faccio vedere in una versione così, ma queste fotografie esistono riprodotte in pochissime rare circostanze che sono i cataloghi appunto delle mostre. Qualche anno fa il Tacoma Museum ha organizzato una mostra su questa fotografa praticamente sconosciuta che si chiama Birna Haffer, che era invece una grande protagonista di questo Seattle Camera Club e che in gran parte prende ispirazione alle fotografie del suo maestro Wayne Albee. Questa fotografia di Albee si chiama, come vedete, In uno studio di un danzatore. C'è una ragazzina appoggiata, dietro ci sono degli ideogrammi ed ecco che nella fotografia americana del Seattle Camera Club arriva il Giappone, che non si vede invece più di tanto nella fotografia dei protagonisti giapponesi. Questa immagine della mostra era messa accanto a una immagine di Virnaffer che rappresenta la maestra di danza, la quale non solo è rappresentata con uno schema grafico estremamente riconducibile, diciamo, all'arte grafica giapponese per molti motivi e anche per lo sfondo che utilizza, ma addirittura porta un kimono e degli elementi proprio della ambientazione nipponica entrano dentro all'immagine e soprattutto entrano dentro all'immagine di danza. Qualcosa di molto simile era accaduto nelle fotografie celebri, famose, su cui io stessa ho scritto qualcosa, le fotografie di Coburn, Alvin Langdon Coburn, al famoso danzatore Michio Ito, performer giapponese che era stato coinvolto negli esperimenti di teatro no, messi a punto da William Butler Yeats, uno dei più grandi poeti irlandesi, uomo di teatro, che cercava di ricostruire la drammaturgia giapponese e lo metteva in campo i suoi esperimenti anche grazie a questo danzatore moderno di cui Coburn fotografa non solo le pose e le maschere ma anche i tessuti, tutti elementi che contribuiscono alla dinamica e alla caratterizzazione della fotografia, che vuole differenziare gli abiti dai costumi di scena e quindi l'abbigliamento giapponese permette a questi fotografi di creare un'atmosfera molto forte. Allora, in queste immagini di Virnaffer ci sono moltissimi riferimenti. Questa foto di Michio Ito è del 16, quindi qui siamo in anni successivi e da quello che si vede nella produzione di Virnaffer gli elementi giapponesi sono fortissimi sia nella costruzione dell'immagine sia nei riferimenti. Per esempio, questo è un disegno sul teatro no, su una danza, su un momento di danza del teatro no, che diventa lo sfondo di un dipinto che ritrae un artista, Mina Quevli, e questo ritratto fatto in realtà con tecniche di disegno e di arte grafica non è altro che l'elaborazione di una foto che la stessa artista Virnaffer aveva fatto allo stesso soggetto Mina Quevli. Quindi una sovrapposizione di tecniche e stili che intromette una simbologia e un'atmosfera giapponese dentro all'immagine del pittorialismo americano che qui sfora verso il 1930, quindi molto tardivo. Chiudo con una fotografia di Virnaffer, una fotografa che andrebbe studiata in tutt'altro modo, e questo piccolo catalogo, chiaramente non è questa la fotografia che voglio mostrarvi, di Virnaffer, andrebbe studiata in tutt'altro modo. Allora, io vi sto facendo vedere delle immagini che sono prese da questo catalogo. Speravo di aver selezionato anche l'immagine che io volevo, vediamo
se è vero che l'ho fatto, l'ho fatto. Allora, vi voglio salutare con questa immagine perché credo che immetta nel problema della fotografia di danza delle altre tematiche. In primo luogo quella del nudo maschile, che è una tematica poco studiata, poco affrontata e poco praticata nella fotografia di quegli anni, soprattutto se a fotografare era una fotografa donna e la fotografia di nudo maschile era già molto diffusa negli ambienti omosessuali, che poi saranno in effetti i contesti in cui questo tipo di fotografia, prima a scopo erotico, poi anche a scopo artistico, troverà dei grandissimi rappresentanti, dei grandi fotografi che tutti conosciamo, ma il nudo maschile prodotto da fotografe donne era piuttosto raro. Allora mi interessa molto raccontarvi da dove arriva questa immagine, perché invece Virnaffer ne realizza tantissimi e li realizza quasi sempre con dei nudi attivi, direi quasi danzanti, delle posture molto dinamiche che appunto collaborano alla composizione dell'immagine, ponendo la loro presenza nello spazio e addirittura disegnando il loro corpo, come in questo caso con dei motivi tribali che hanno tutta una serie di riferimenti sulle decorazioni delle statuette primitive votive dell'antichità, le spirali sulle natiche, tutte delle simbologie molto molto forti. Allora vi voglio solo dire dove siamo con questa fotografia, che è anche il luogo dove Virnaffer realizza la maggior parte dei suoi nudi maschili. Qua siamo in un luogo che si chiama Home Colony, era una comunità anarchica che praticava il nudismo, il vegetarianesimo, che mischiava le pratiche politiche di una vita comunitaria fuori dalla legge corrente, che sperimentava modalità di relazioni completamente antitetiche rispetto al mondo che andava via via verso un materialismo e logiche che questa comunità rifiutava, come le rifiutavano moltissime comunità che nascevano in quegli anni, le comunità tutto sommato molto moderne, dove, come sappiamo tutti, per via delle esperienze europee, la danza trova uno spazio straordinario, basti pensare a Monteverità, e che in questa home colony di matrice dichiaratamente anarchica vede queste pratiche di contaminazione tra l'azione fisica e l'azione artistica. Questo per esempio era un pittore molto amico di Virnaffer, che spesso si fa fotografare nelle posture più diverse. Poi ci sono anche delle foto che lei fa a suo marito e ad altri uomini che davanti a lei, in qualche modo, nel tentativo di cercare una nuova corporeità e un nuovo corpo sociale, forse senza saperlo e senza volerlo, per noi danzano. Vi ringrazio, spero di non essere stata troppo lunga, scusatemi. Eccoci. Ringraziamo anche noi Samantha Marenzi per il suo intervento e presentiamo il prossimo relatore, che è Raimondo Guerino. Raimondo Guerino è uno storico e studioso del teatro e docente al DAMS dell'Università di Roma III, che si è occupato di numerosi aspetti delle discipline dello spettacolo e della cultura materiale ad essi affine. Ha pubblicato e curato numerosi saggi e volumi, tra cui recentemente ricordiamo saggi su Bode, Klages e la fotografia e la danza in Germania nel primo Novecento. L'intervento con il quale contribuisce al convegno al titolo L'immagine e la luce dell'archetipo. E lascio la parola a Raimondo. Ci siamo con la condivisione? Sì, ci siamo. Affermativo, bene. Volevo soltanto leggere dei libri e mi sono addentrato in questa selva. Non è una battuta, è la spiegazione della mia intenzione originaria, cioè capire l'estensione di una zona franca nel discorso, nella ricerca e anche nella testimonianza visiva sul movimento in area tedesca. Quindi nel mio caso, spiego subito qual è la mia posizione e in un certo senso il mio commento a diverse direzioni che si sono manifestate negli interventi che mi hanno preceduto.
I libri che circondano le immagini che io sto per proporvi, naturalmente non le contengono casualmente. Si tratta di una selezione preliminare che in un certo senso cristallizza le operazioni associative di cui si è parlato frequentemente, continuamente in questa giornata di studi. Cioè tutta la dinamica di attrazione-repulsione, accumulazione-esplosione viene in termini microscopici letteralmente compresa, inquadrata dalla esperienza dalla realtà fisica di alcuni libri che si pongono il problema di che cos'è un'azione fisica espressivamente efficace. E questa è la ragione per cui è normale, ma questo ve lo dico immediatamente, che ci si trovi qui proprio nella frontiera, e quindi ve lo dico all'inizio esplicitamente perché non lo ribadirò, ci si trovi quasi sempre nella frontiera tra l'azione fisica e quell'azione che definiamo danza, ma perché questa è l'intenzione sia della letteralmente della ragione, dei criteri selettivi, dei fenomeni che vengono trattati in questi contributi, sia della selezione delle immagini che intendono renderli in qualche modo verificabili, tangibili. Quindi due aspetti per sintetizzare, perché intendo, faccio questo discorso all'inizio perché poi in realtà sarò molto, molto rapido, perché il significato, il nucleo significativo del mio apporto è proprio definire, indicare dei percorsi, mostrarli e mostrare la specificità dell'oggetto libro. La specificità dell'oggetto libro consiste nel cercare le parole per definire questi processi interni alla dimensione associativa e selettiva delle immagini che sono state prelevate, e nello stesso tempo a sostenere, questo è un concetto fondamentale, il rapporto tra profondità e trasversalità della scrittura che cerca le parole di questi processi, le parole adatte a questi processi, e che ne tiene insieme anche le tracce visibili. Profondità e trasversalità sono parole impegnative, pesanti, che però corrispondono alle intenzioni e alla portata di questi libri. Tant'è vero, appunto, io sarò molto rapido e farò vedere poche immagini, però indicherò, in qualche modo citerò le tappe di questa limitata bibliografia selettiva che costituisce un corpus di immagini, in quanto poi va a determinare incroci estremamente rilevanti all'interno proprio dell'inchiesta, che per esempio caratterizza il sito. Se è rilevante l'incrocio tra performer, attore, danzatore e produttore dell'immagine, è evidente che questo è il livello concreto con cui si risponde alla domanda che dal punto di vista teorico potrebbe impostare l'urgenza, la centralità della questione, cioè ma qual è la cultura visiva? No, come per usare questa formula, questo orizzonte che è già estremamente usurato forse, ma qual è la cultura visiva del performer? Perché se io dico qual è la cultura visiva del performer,
allora la questione non è più la questione della traccia del documento, no? Ma diventa una questione reversibile. Allora, la profondità e la trasversalità di questi libri ci consente di osservare la concretezza di alcuni segmenti di questo generale fenomeno di reversibilità. Perché in questa reversibilità è assolutamente ovvio che come la vita si trasferisce dall'azione, con tutte le sue incertezze di definizione, dall'azione all'immagine, così l'immagine restituisce, attenzione, perché in questo circuito e nei suoi segmenti siamo in una fase che evidentemente si rifiuta di accettare il principio che diventa dominante in alcuni contributi classici e che riecheggia ancora oggi, cioè l'immagine sottrae la vita e l'immagine riprodotta riproducibile distrugge la vita. Attenzione, perché in questi episodi, in questi testi, non è così. Quindi la reversibilità su cui noi ci interroghiamo è un dato primario di queste, che affiora da queste letture. E poi è interessante capire come l'affiorare delle presenze in queste letture, di queste scritture, è un dato costante nella sua difficoltà, nella sua incertezza, nella sua eterogeneità, nella sua ibridazione. Questo vale per i fotografi, ma questo vale anche per la varietà del modo in cui appaiono i performer. A questo si è accennato prima. E questo osservatorio, i libri che si chiama, i libri, possiamo chiamare così per semplicità, i libri della Körper Kultur, questo osservatorio è determinante, è centrale. Segna la cultura europea e attenzione, la segna in termini di profondità e trasversalità che va molto oltre la questione del rapporto con una, come dire, ideologia identitaria. Allora attenzione, perché nella bibliografia esiste un peso prevalente di questa fase, come dire, diciamolo pure, di regime. Cioè il fatto che il vitalismo corrisponde, produce, anzi contribuisce a produrre una filosofia identitaria che poi è caratterizzata da una filosofia dell'azione, da una filosofia dell'immagine. Attenzione, perché fino agli anni 20 inoltrati non è così. Tant'è vero che oggi la storia della filosofia che studia il vitalismo e i suoi dintorni dice no, attenzione, c'è tutta una varietà di posizioni per cui non c'è una predestinazione al nazismo, detta proprio così, la quale invece sbilancia fortemente la letteratura esistente, gli studi esistenti. Allora, tanto per cominciare questa brevissima rassegna, perché poi c'è un ulteriore argomento metodologico che io dirò verso la fine, ma vuol dire tra 10 minuti, che può essere interessante alla questione corpus, rispetto alla questione corpus archivio Atlante, perché è molto interessante essere discriminanti, secondo me, rispetto a questo, per poi focalizzare questi movimenti di reversibilità che sono determinanti nella dialettica, come si vede da Modallan a Alessandra Cristiani. Sono assolutamente determinanti nella dialettica, addirittura anche oltre la possibilità di profilare le presenze coinvolte. E questo è un territorio significativo anche per questo, perché spesso le identità, le presenze affiorano, ma non sappiamo bene. Allora, attenzione, io sto parlando, comincio questa breve rassegna,
indicativa dal libro più importante nella cultura della danza moderna del primo Novecento tedesco. Perché c'è un passaggio dal 13 al 17 in cui Brandenburg, aggiungendo la seconda edizione, esce nel 17. Questa è un'ovvietà di metodo. Non è possibile che uno dice, per definire la consistenza di questo percorso, non posso dire ho letto Brandenburg, ho letto Winter, ho cercato di capire chi era Holt o chi era. No, bisogna leggere tutte, bisogna vedere tutte le edizioni. Che è ovvio se dico qui sto lavorando sull'oggetto fotografia in quanto incluso nell'oggetto libro. Questo già lo vedete nelle note di un saggio che è pubblicato, quindi se vi incuriosisce la fastidiosa necessità della verifica, lì è spiegato meglio, perché se Brandenburg dice sì, ho aggiunto qualche decina di fotografie e ho aggiunto un post-scritto su Isadora Duncan, lui spiega: l'ho fatto quasi immediatamente dopo che era andata esaurita la prima edizione, poi è scoppiata la guerra. Comunque nel 17 esce questa, la seconda edizione, che comprende 126 fotografie e che corrisponde a una necessità, no? Perché su questi ragionamenti sul peso delle esperienze e sull'attualità delle esperienze, con la sua perfida e severissima finezza, Brandenburg va alla ricerca di una dimensione che lo porta fuori dalla qualità artistica delle esperienze, che tuttavia orienta la struttura del libro. Der Moderne Tanz è costruito su dei ritratti sublimi, scritti da un intenditore che è anche un letterato e un accanito divoratore di testi filosofici e che è un prosatore finissimo. Allora, una edizione tradotta, annotata di Brandenburg chiarirebbe molte cose sul linguaggio del 1920, sul nostro linguaggio. Quando diciamo ritmo, movimento, silenzio, superamento della musica, quando lui dice nel 1913, ma Mary Wigman ci fa capire che la precisione del movimento va necessariamente oltre la musica. Questo è stato detto anche oggi. Quindi c'è una precocità, una profondità estrema. Allora, a un certo punto lui dice, ma si pone la domanda, ma che cosa vedono? Visto che l'antico è questo riferimento, è questa matrice essenziale, ma che cosa vedono Isadora e Sakharov? Cioè questa apparizione che ha sconvolto la definizione della danza e questa presenza monachese, lui sta lì, quindi lo vede subito, Sakharov, e cosa dice? Lui dà queste definizioni, ma non per ridimensionare la qualità, il valore di queste apparizioni, di queste esperienze, ma per dire che dov'è che la matrice dell'antico genera una cultura fisica. E lui dice, necessariamente andiamo oltre l'esperienza individuale degli artisti. È così che lui conia rispetto al territorio della danza il valore determinante della Körperkultur, della cultura del corpo, e individua quello che io ho chiamato un vincolo genetico reversibile tra immagine e movimento, che garantisce il legame tra la natura e la forma. Cioè, questa è la direzione che ha mostrato Isadora. Naturalmente poi va a riprodursi e a rigenerarsi, e Brandenburg cerca il terreno della rigenerazione che vada oltre quello che lui
perfidamente, ma letteralmente chiama il dilettantismo intellettuale. Dice, sì, certo, Elisabeth, in Germania noi sappiamo, vediamo, è stato già documentato il radicamento della scuola di Elisabeth Dunker, poi accenneremo anche questo. Ma quello che interessa a Brandenburg è capire perché il rapporto tra azione e figura necessariamente interroga la cultura del corpo e quindi riversa, non è la questione del rapporto tra fotografia e scultura come arti. Allora, diciamo, questa cosa che sono le due arti che hanno a che fare col corpo è molto limitativa. Basta leggere Brandenburg per accorgerci che c'è nella parola su cui affiorano, galleggiano le presenze, la rotta va molto oltre. Va dove si può dire che l'atto rende vitale la formula, ma necessariamente la assume come modello, e quindi Brandenburg si pone la questione di come da una forma si rigenera un modello, che ci si muova nell'immagine, che ci si muova nell'azione. E ponendosi la domanda, ma che cosa accade quando si intrecciano le due dimensioni? È questo che accade nel terreno del libro che poi attrae, raccoglie, seleziona immagini. Quindi, per definizione, il libro, è stato detto anche una cosa importante, il libro è un terreno di incontro, è il luogo di una dimensione collaborativa. Ma questo non solo perché ci sono due artisti, ma perché poi si determina quella che la sociologia dell'arte oggi chiama un'agenzia. Oppure quella che la storia del teatro a un certo punto ha chiamato una mente collettiva. Allora è evidente nella profondità, nella trasversalità di questi libri e nella consistenza di questo terreno che c'è un filo del discorso che tiene insieme i profili descritti e che in Brandenburg riesce a specificare in maniera inesorabile direzioni, presenze, eccetera. Poi c'è qualcosa di problematico che a fronte dell'incisività di questi profili è la traccia autoriale del fotografo. C'è? Non c'è? In qualche caso c'è, in qualche caso non c'è. Però attenzione, è in questi libri che io ho incontrato Hans Holt. È in questi libri che io ho incontrato Hans Holt. Finché il Tanzarchiv di Colonia non, o Bielefeld o Berlino non organizzano una mostra, ancora ci muoviamo frammentariamente. Allora, questa è una regione in cui, per esempio, la ricerca degli autori dei libri e il loro filo del discorso incontra Holt. E poi versanti di queste scritture che chiamano in causa direttamente la presenza del fotografo, il che non è affatto scontato. Se non esiste ancora una mostra di Holt che poi affiora, scompare, riappare nel modo strano a cui accennerò, siamo ancora condannati a una ricostruzione frammentaria della sua biografia. Ne consegue poi che tutta l'incertezza che noi abbiamo tra azione fisica, che noi registriamo tra azione fisica e danza, a Monaco tra il 1913 e il 1922 è la normalità. Ed è la tonalità dominante del filo del discorso che tiene insieme le pratiche. Perché si tratta di come i principi ricorrano in tecniche distinte. Molto rapidamente, allora, e qui che cos'è? È il moderno o il pittorico? Allora, Hans Holt ha una presenza di una quarantina di fotografie nelle 126. No, saranno una trentina, 30, 35, della seconda edizione di Brandenburg. Mi fa vedere Mary Wigman così, dopo che ha spiegato il dissidio, la vicinanza all'Aban, il dissidio, non faccio dei surrogati di storia della danza,
sto dicendo che vi sto invitando a osservare che è evidente che Holt ha un interesse fortissimo che, per qualcosa che va oltre il rapporto tra il movimento e la presa, ma guarda come il corpo struttura lo spazio. Guarda come il corpo struttura lo spazio, in questo senso interagisce. Allora è chiaro che a questo punto vi dovrei far vedere tutto quello che c'è di Wigman in Brandenburg 1917, oppure tutto quello che c'è di Sakharov in Brandenburg 1917. Non c'è tempo. Quindi io andrò decisamente laddove invece voi siete andati o andate sugli incontri tra Holt, Wigman, Holt, Sakharov, ovviamente. Io vi mostro che però, e questo poi riguarda anche Brandenburg, ma questo qui già stiamo su dentro un'altra scrittura, che è quella di un altro, di un libro esplicitamente caratterizzante la Körperkultur, non dal punto di vista della danza, ma proprio del fenomeno, si può dire, pedagogico e ideologico. Vado qui verso questa che è la seconda immagine della prima edizione del libro che si intitola L'educazione del corpo come arte e missione, che è scritto da Fritz Hanna Winter, un letterato che è stato a insegnare in California, poi è tornato all'Università di Friburgo e naturalmente ogni volta chiamando in causa l'apparizione di Isadora Duncan per le sue radici americane, poi ne ritrova la filiazione estremamente contaminata e varia e ne interroga la questione di quanto sia persistente e nello stesso tempo contaminata la matrice dell'antico. Allora, se voi non lo leggete, qui ve lo leggo io, c'è scritto immedesimazione nella plastica antica. Allora, quello che c'è di questa fotografia, di cui non sappiamo chi è il soggetto né chi è l'autore, e che è la seconda immagine di un libro che poi diventerà, diciamo, più diligente nella designazione degli oggetti e degli autori, è però una specie grado di base. Cioè, oggi c'è un fenomeno di immedesimazione nella plastica antica. Allora, l'attualità del fenomeno crea e rigenera la relazione col modello, moltiplicandola e incrociandosi con la moltiplicazione dell'immagine riproducibile. Attenzione, perché questo filo di proliferazione dell'antico diventa determinante proprio in quanto a un certo punto diventa snaturato, illeggibile, e in quanto poi, mentre qui c'è una specie di passaggio facile e quasi didascalico, cioè l'idea che ci sia un'immedesimazione nell'archetipo, naturalmente situato, naturalmente in questo caso, è perché sappiamo che ci sono migliaia di esempi più raffinati, ma qui dove non sappiamo chi ha fotografato e chi è fotografato, c'è scritto il principio. Cioè c'è questa ambizione di una dimensione trasversale, che vuol dire, che ein Fühlen vuol dire empatia, immedesimazione, nella plastica antica, che è lo stesso presupposto del superamento della plastica, perché se una cosa è viva non ci si interessa più alla conformità rispetto alla plastica, ma rispetto alle conseguenze generative dell'immedesimazione. Questa cosa da quattro soldi è l'immagine numero due di un libro piuttosto importante. Anche perché l'immagine numero uno, che sta a fronte del frontespizio di Körperbildung, la prima edizione, 1915, in realtà si ritrova in una delle tavole di Brandenburg. E Brandenburg dice sì, questo è l'orizzonte, questa è la dimensione in cui capiamo se l'appello all'antico è
semplicemente il fattore del gusto intellettuale, spiritualmente evoluto, ma dilettantesco, di due geni, oppure è un processo culturale. Brandenburg è un raffinato collezionista che però guarda alla estensione dei fenomeni. Dice sì, questo è questo, questo luogo che poi confluirà nella cosiddetta Loe Lanciule, che si chiama il seminario di ginnastica classica, dove c'è qualcosa di estremamente. Ma che cos'è questa? Danza, scultura, scultura rivissuta o semplicemente esercizio? La didascalia di questa fotografia si dice che è un esercizio di equilibrio che viene fatto evidentemente da una ginnasta anonima, con questo è un chitone corto, che era quindi questa specie di pseudo emulazione dell'abito della danza antica. Allora, attenzione, perché qui a questo punto emerge Hans Holt nella seconda edizione del libro di Winter, che è l'ultimo che avete visto, e emerge Hans Holt in quanto fotografo degli esercizi di un maestro di ginnastica che sta creando un sistema che vuole superare la ginnastica ritmica. Se voi volete seguire le definizioni di questo superamento, non vi resta che leggere i molti libri scritti da questo maestro, molti saggi, alcuni raccolti in libri, di questo maestro di ginnastica, che è Rudolf Bode, poi più noto come responsabile delle federazioni, delle associazioni ginniche, dopo l'instaurazione del Terzo Reich, che però è un intellettuale di un certo peso, perché vi posso assicurare che i suoi numerosi saggi sono caratterizzati da citazioni che vanno dalla psicologia alla teoria del lavoro, alle premesse della psicanalisi, alla filosofia, ai libri di viaggio, che lo rendono un protagonista della profondità e della trasversalità. Allora, che cosa possiamo dire, possiamo ipotizzare che l'interesse per la struttura del movimento abbia chiamato o gli abbia fatto chiamare Holt, Hans, quello di cui avete visto le fotografie di Mary Wigman, ma che ha fotografato decine di volte Sakharov? Non si tratta di una fotografia di danza, si tratta della fotografia dei movimenti che Bode considera preliminari al ripristino del movimento organico, che lui ritiene necessario allo sport, alla vita quotidiana, alla danza, alla scena. Infatti, queste due fotografie sono messe di fronte al capitolo del libro di Winter che si intitola Tanzmilieu. Tänzer und Schauspieler, che vuol dire ambiente della danza, danzatori e attori, ma riguardano la ginnastica definita espressiva. Non apro la finestra sull'uso di questo termine, perché si vedrebbe il cosmo, quindi la devo richiudere, ma è qui che appare Holt, fotografo del maestro di ginnastica. Attenzione! Due sequenze di tre fotografie che comprendono queste due sono già apparse nella prima edizione, qui siamo alla seconda nel 19, nella prima edizione del libro di Winter, ma non c'è scritto che erano fotografie di Hans Holt. È una normale fluttuazione che però partecipa di questo movimento della economia aperta. Ma che cos'è? C'è un autore, non c'è un autore, è ginnastica, è danza. Attenzione che nel 1919 siamo nella norma. Io mi sono poi divertito a studiare appunto le attrazioni e repulsioni, come in grande stanno facendo nel team dell'Atlante. E questo accade nelle successive edizioni. Per cui qui per esempio trovate, ne ho viste tre, credo che siano queste, 15, 19, 24, del libro di Winter, Körperbildung als Kunstumpflicht, e qui vedete Madeleine nella fotografia di Baumann,
con una fotografia di Erfurt di Ellen Tells, che notoriamente dà un'interpretazione personale e coreografica della ginnastica ritmica. Qui a sinistra trovate invece una fotografia di Hans Holt, che in questo caso è appunto interessato a un'altra dimensione del movimento che riguarda la frontalità, l'equilibrio e la frontalità. Tutta questa storia di Winter finisce con un libro che è meno interessante dal punto di vista iconografico, perché presenta un corredo di circa di 45-46 fotografie e che però enuncia quello che lui ritiene essere il principio della trasversalità e della profondità. Cioè, dice, io posso parlare di sport, di ginnastica e di danza. Quello di cui parlo, in ogni caso, è la forma vivente. Questo libro non vi dico altro, vi dico che però lui spiega. Sì, in questo campo sono molto significativi. Nella ginnastica, gli esercizi della ginnastica di Rudolf Bode. Nella fotografia, il modo in cui Hans Holt lavora sulla luce. Cioè il fatto in quel l'incontro Bode-Holt, che sia fissato o no, è un caso di esperienza parallela, di lavoro sulla struttura e i fondamenti del movimento, e come tale viene inteso dal signor Winter, che riflette in maniera, voglio dire, piuttosto fragile. Winter non è un intellettuale né un uomo d'azione, un fondatore di scuole come Bode, è un letterato che appunto lavora su quello che ho chiamato il filo del discorso. In questo filo del discorso voi ci trovate, questo è un libro senza immagini, infatti non è un libro, è il numero di del febbraio del 22 di DITAT, che è una rivista che si chiama Il mensile sul futuro della cultura tedesca, se vede male, ma siamo nel 22 e ci sono dentro un saggio di Bode sulla Hortanz fondamentale, perché lui si interroga sulla trasversalità etnografica del movimento espressivo e ragiona su alcuni dati riguardanti la danza indiana giavanese, dicendo ma certamente quello che mi interessa in questa antropologia teatrale è il superamento del movimento. Lui dice così, il superamento del movimento. Quindi si tratta di una lettura di un certo interesse, oltretutto accompagnata nel panorama che sta alla fine, qui non si vede bene, da un intervento di Mary Wigman sulla danza espressiva, da uno scritto di Laban sulla terza edizione del libro di Brandenburg e da un saggio, da un intervento in cui Brandenburg riflette su ma che cos'è questa danza espressiva e che cos'è questa idea dell'arte del movimento, su cui io stesso ho scritto, che interessa tanto pure gli artisti per cui interagiscono con me, c'è un maestro di ginnastica, cioè stanno tutti lì, e questa rivista è diretta da Eugen Diederichs, che è quello che è l'editore di Der Rhythmus, Le Rythme, cioè il periodico generato da LRAU, che nel frattempo sta creando un movimento di azione culturale tendenzialmente identitaria, diciamo così. Eugen Diederichs è un protagonista della cultura e viene da LRAU e va con Brandenburg verso Bode e verso Laban. Successivamente Bode e Laban si odieranno, basta leggere la differenza degli stili di scrittura per capire il perché. In uno di questi libri sulla scuola del corpo artistica, che sono gli atti di un convegno del 22 a Stuttgart, si vede che la ginnastica classica è diventata la scuola di Rudolf Bode. Non si sa chi sia, non si sa chi è il fotografo, ma quello è il simbolo della scuola del movimento, tra parentesi, corporeo, artistico. Ma dov'è l'arte, dov'è l'azione fisica? Non lo so più, non lo so. Il libro determinante in tutto ciò è il libro di Bode. Sulla ginnastica espressiva, che raccoglie due gruppi di fotografie. Sono degli interni, dove vedete tutto è lavorato sull'interazione del gruppo, dove se chiedessero un'expertise direi ma questo somiglia tanto alle fotografie degli esercizi di Bode apparse nel 1919, apparse come tali nel 1919, ma non c'è,
il nome del fotografo, mentre comincia qui la fortuna di Gerhard Rybke, cioè quello che diventerà il fotografo della FFK, eccetera, eccetera, cioè dell'arte del libero movimento corporeo, cioè del nudismo. Allora, sulla connotazione, definizione ideologica di Rybke non se ne potrebbe parlare. Lui in realtà comincia come membro di un movimento socialdemocratico di liberazione del corpo. Poi diventa illustratore di Jan Suren e qui, lì le cose, i suoi orientamenti cambiano. Ma mi interessa qui andare verso la conclusione, veramente. Con questo libro, che è il libro più interessante, più importante dei saggi di Rudolf Bode, quello che contiene anche il saggio sul Urtanz, quello sulla danza orientale, e che adotta come motto, come sergo, la frase di Klages: l'anima è il senso del corpo e l'immagine del corpo è l'apparizione dell'anima. C'è una filosofia in tutto questo, ed è quello che Eisenstein sottolineerà molto nel suo saggio sul movimento espressivo, che di solito si prende come punto di partenza per leggere tutto quello che io ho parlato, ma di cui sono riuscito a parlare senza citare Eisenstein, il movimento espressivo fino adesso. Cioè, è interessante vedere la Germania nel riflesso sovietico, però è più interessante vederla sul suo terreno. Allora, a questo punto vorrei concludere. Dove riappare Holt? Lampeggiano i fari di invito alla conclusione. Attenzione, questa è l'indicazione metodologica più importante. Noi siamo in un momento in cui considerare la fotografia come oggetto è diventato un luogo comune della storiografia artistica. E la dimensione che più si sta esplorando di tutto questo è la costituzione dei repertori iconografici. Uno degli oggetti di attenzione su questo terreno è la creazione dei repertori archeologici, cioè l'antico come si ridefinisce materialmente attraverso la fotografia. E chi è che ha creato questa dimensione? Richard Amann, che dirigeva l'Istituto di Storia dell'Arte di Marburg, che nel 13 fonda la divisione fotografica dell'Istituto di Storia dell'Arte. Questo che vuol dire? Che in questo momento si sostituisce la materialità del museo, degli scavi, dell'eredità dell'antico, e la si sostituisce sistematicamente con la divisione fotografica di un museo che diventerà un riferimento mondiale. Richard Amann nel 1922, dopo la fine della guerra, va in Grecia a fotografare per la sua divisione fotografica. Con chi va? Con Hans Holt. Hans Holt e Ugo von Hofmannsthal, con uno scritto che riprende quelli del suo viaggio del 1908, nel 1922, che è lo stesso anno della ginnastica espressiva di Bode, pubblicano il libro sulla Grecia di Hofmannsthal, Holt e Amann, che cambia evidentemente la visione dell'antico attraverso la fotografia. Qui ci sarebbe l'analisi finale di confronto che è stata fatta già da un altro studioso della fotografia tedesca, ma capite che qui posso concludere perché sto parlando di questo, cioè del ribaltamento, cioè dell'assorbimento della composizione fotografica del movimento nella fotografia archeologica. Questo è uno dei percorsi della biografia del fotografo Hans Holt, da Monaco alla Grecia. E tutti voi sapete che ci sono stati altri percorsi dalla Germania alla Grecia attraverso il movimento e attraverso la fotografia di danza. Grazie e buonasera. Io ringrazio veramente moltissimo Raimondo Guarino per il suo intervento. E anche se siamo in ritardissimo, mi permetto di ringraziare tutti i relatori, perché sono veramente felice e anche un po' stordita dal fatto che quella che nasce come un
diciamo, come un'occasione che voleva mostrare alcuni esiti del nostro progetto, in realtà poi si è configurata come un momento di incontro in cui il desiderio con cui è partita la giornata di Stefano, e sul fatto di condividere metodologie, strategie, anche modi di osservare determinati contesti, mi sembra proprio che sia riuscito, e di questo sono veramente, ringrazio tutti, Officine, Samantha e tutti i relatori. Quindi concludiamo la giornata con l'ultimo intervento, che è un dialogo, questa volta fra Matteo Casari e Fabio Massimo Fioravanti, dal titolo In movimento, fotografare il corpo no e Buto. Dunque, Matteo Casari è un docente di teatri in Asia e organizzazione d'economia dello spettacolo all'Università di Bologna. I suoi studi, le sue ricerche, i suoi interessi affondano quindi sulle tradizioni teatrali asiatiche, in particolare nel Giappone. E oltre a questo è anche curatore dell'archivio Gazzuono, nello stesso Dipartimento delle Arti, e direttore scientifico anche della rivista Antropologia e Teatro, oltre ad essere vice direttore anche del Mokishi Okada Cheron Beauty. Le ultime pubblicazioni, appunto solo per citare proprio le ultimissime, affondano sempre sullo sguardo sulle tradizioni teatrali asiatiche, però diciamo innestato tra le righe di The Mask, con Per risvegliare l'attore, il Giappone e l'Asia, tra le righe di The Mask, nel 2020, e The Mask e il Giappone, un percorso tra lettere, immagini, libri, riviste e persone. Fabio Massimo Fioravanti invece è fotografo, dopo un periodo di formazione in lettere moderne alla Sapienza di Roma. E, come fotografo ha realizzato numerosi reportage sul Giappone, l'Asia centrale e anche l'Africa del Sud e il Medio Oriente. Ma negli ultimi anni, diciamo, si dedica per lo più a progetti di, diciamo, di lunga durata, specifici sul teatro no e sulla danza Buto, che trovano poi esiti in mostre personali e collettive in Italia e anche in Giappone. L'ultimo di questi esiti è la pubblicazione del volume Kyoto Butokan, proprio del 2021. Il dialogo, come il precedente, quindi parte dalla necessità di riflettere sempre sul rapporto specifico tra performer e fotografo, ma in questo caso appunto nella cultura giapponese. Lascio quindi la parola a Matteo Casari e Fabio Massimo Fioravanti, ringraziandoli e scusandomi con tutti per diciamo, i tempi dilatati di ogni intervento, però appunto, come diceva Samantha, interrompere queste relazioni è veramente un peccato, perché ogni tema, insomma, richiede il suo tempo. Buonasera. Buonasera, grazie Simona dell'introduzione, grazie ovviamente a tutti gli organizzatori per aver creato questa occasione di incontro. Massimo, scusa se prendo la parola al volo, ma il mio compito è un po' quello di essere l'agente che come dire, farà scaturire le tue parole, le tue osservazioni, quindi prendo la parola in anticipo un po' per introdurre il nostro dialogo. E, dicevo, una giornata veramente lunga, intensa, piena di stimoli. Alla fine ci sarebbe un po' la voglia di coglierli tutti e metterli a frutto, però sarebbe davvero lungo, per di più per quanto mi riguarda anche nell'ambito, nella cornice di tematiche che non sono proprio legate in maniera stretta, doppio mandato, alle mie specifiche e alle mie modalità di approccio di ricerca. La mia presenza qui è prevalentemente legata appunto al mio muovermi da molti anni all'interno della cultura teatrale giapponese, proprio perché il Giappone è al centro, con due esempi davvero sommi, eccellenti del teatrale giapponese, del lavoro più recente di Massimo Fioravanti. Appunto il Teatro No, da un lato, con un bellissimo lavoro del 2014, La via del No, incentrato attorno alla figura di un maestro, Kodaka Michishige, purtroppo anche da poco scomparso, invece il più recente, del 2020, appunto Butokan, legato al Butoh.
Volevo così, credo che Massimo concorderà con me, dire che noi abbiamo fornito un titolo e anche una sorta di abstract perché ci è stato chiesto, c'erano delle esigenze organizzative, ma noi abbiamo interpretato in una maniera più schietta possibile l'idea del dialogo. Il dialogo è qualcosa che non si riesce molto a predeterminare, cioè la sua qualità principale è quella di essere immediato e aperto al rischio di qualunque possibile divagazione e deviazione. Quindi in realtà io e Massimo abbiamo fatto delle lunghe telefonate nelle settimane e nei mesi scorsi, ma non abbiamo mai messo giù una reale scaletta, una reale non abbiamo mai condiviso la voglia o la scelta di parlare di determinate cose. Quindi ci muoveremo un po' in maniera libera, in questa facendo un po' nostro quello che è un'abitudine tipica del teatro no. Nel teatro no, che è un teatro di repertorio, un teatro ultracodificato e via dicendo, c'è l'abitudine praticamente di fare lo spettacolo senza quasi fare le prove prima, cioè ognuno lavora un po' da solo, si prepara da solo e uno o due giorni prima dello spettacolo ci si vede mai tutti, manca sempre qualcuno, il cast non è mai al completo e si fa una filata, un po' una prova di memoria per capire se ci si ricorda tutto. Questo per evitare che poi lo spettacolo, il giorno in cui si va in scena, si possa risultare meccanici, cioè si vuole proprio portare la fragranza, quel qualcosa che accade in quel momento. E tenete conto che nonostante i grandi costi anche produttivi, il teatro no porta in scena un'opera per un giorno solo. La si fa in quel momento solo per quel pubblico e poi più. Quindi un po' facciamo nostra questa linea di lavoro. Io sono stato felicissimo di questo invito perché mi lega un rapporto umano molto profondo a Fabio, una persona che io non conosco da tantissimi anni, forse 10, qualcosa di più, può essere anche considerato un lungo periodo, però è un incontro che per me è stato importantissimo sul piano personale, umano e poi anche sul piano appunto artistico, la possibilità di seguire il suo lavoro e vederlo applicato a due generi teatrali dei quali in particolare non mi occupo molto a lungo. È un'opportunità straordinaria essere qui con lui oggi e io ne sono veramente felice, lo voglio testimoniare in maniera aperta. Direi che Massimo, non so se anche tu vuoi aggiungere qualcosa a questa prima apertura del dialogo, io avrei già in mente un'eventuale domanda da farti per andare un po' ad esplorare, a mettere in luce gli aspetti del tuo lavoro. No, grazie Matteo, grazie a tutti. No, sono quasi 10 anni che ci siamo conosciuti a un tuo convegno nel 2011 a Bologna, per cui circa 10 anni. Tra il 2010 e il 2011, non riuscivo a metterlo fuori. No, era il 2011, dove poi conobbi anche Monica Arnaud, no? Era il tuo convegno. No, possiamo procedere con la tua domanda. Mi piace molto questa cosa che è un po' come il no, per cui ognuno ha studiato per conto suo e adesso speriamo di non sbagliare le battute, le entrate e le uscite di scena. Ecco, in tutto questo è ovvio che però tanto nel no quanto nel butto c'è in realtà un lavoro estremamente rigoroso, soprattutto, ed è un tema che oggi è emerso e che anche noi sicuramente tocchiamo, cioè nella costruzione del corpo d'arte, del corpo artistico. Il no e il butto danno poi esiti teatrali estremamente differenti, le estetiche sono sicuramente lontane per quanto ci siano molti punti di contatto e di sguardo, soprattutto forse del butto sul no. Però al di là di questa deviazione rispetto agli esiti, nella radice del lavoro, nella radice dell'attività dell'artista, ci sono sicuramente punti di contatto fortissimi che allineano nella modalità di approccio all'arte, all'arte teatrale specificamente giapponese. Però io vorrei partire da una questione che secondo me è nodale per capire e cogliere anche la qualità proprio del tuo lavoro, che è la questione della relazione con l'artista, col performer. Credo che ogni fotografo, nel momento in cui entra in una dinamica di relazione con un artista, abbia bisogno di costruire una relazione con esso. Però nel tuo caso questa necessità si configura con un grado di difficoltà forse maggiore o comunque esasperato. E questa esasperazione è data dalla distanza culturale, dalla modalità che tu avrai dovuto forse sperimentare giorno per giorno per entrare in una relazione positiva, di fiducia, che ti abbia poi permesso di fare quello che hai fatto. Perché nel scorrere soprattutto le immagini di due bellissimi libri che ho citato velocemente, che anche nella presentazione sono stati ricordati, ecco, forse può sfuggire all'occhio che non è quello dell'addetto ai lavori la profondità
dei luoghi in cui tu hai potuto accedere. Cioè, non è immediatamente evidente quanto lavoro c'è, probabilmente proprio sul piano della relazione, per poter accedere a quei luoghi che sono normalmente interdetti a coloro che non sono gli artisti o coloro che sono impegnati poi in scena. Questo è più evidente forse nel libro sul teatro, no. Però ecco, ti vorrei chiedere proprio questo. L'arrivo in Giappone e la nascita del dialogo e quanto è stato importante costruire un buon rapporto sul piano personale per poter poi fare il lavoro che tu hai potuto svolgere. Sì, no, sicuramente. Allora, tu sai che io ho iniziato a fotografare il teatro, no, inizialmente, nel senso che il mio primo viaggio in Giappone, ormai tantissimi anni fa, nel 1989, fu fatto insieme a due miei amici giapponesi, moglie e marito, per organizzare una mostra molto bella sui costumi teatrali di proprietà della famiglia Kongo. Io andai circa un paio di mesi in Giappone e in realtà in quella prima occasione, di modo di conoscerlo, quello che era lo Yamato a quei tempi, e cioè il grande maestro Iwao II Kongo, morto ormai da moltissimi anni. Però in realtà lo conobbi, cioè lui andammo alla sua vecchia casa, la sua vecchia casa teatro, che non è l'attuale teatro dei Kongo, ma era una casa teatro che stava più verso Shijo, cioè più verso il centro di Kyoto. Attualmente invece il teatro sta esattamente accanto al Palazzo Imperiale, e il maestro lo conobbi in una tazza di tè, 10 minuti, poi tramite questo mio amico giapponese gli chiesi se comunque poteva fare qualche cosa per me, e lui fece ma non più di 5 minuti di esercizio con una katana, che sono fotografie ormai molto vecchie che stanno in quel catalogo, nel catalogo di quella mostra che fu fatta poi al Castello Sforzesco nell'89 e al Museo Bardini nel 90 a Firenze. E la fortuna è stata che uno di questi due miei amici, la Miyako Muto, era stata allieva del maestro Kongo, per cui tu sai bene che in Giappone questo tipo di relazioni, quando si ha un amico in comune, insomma, se poi ci si comporta tra virgolette bene, in qualche modo si viene introdotti, cioè è una grande fortuna iniziare così. Io poi ebbi modo di rivedere il maestro Iwao a Milano, perché lui venne per l'inaugurazione della mostra, e anche lì lo conobbi per non più di, insomma, un quarto d'ora. In realtà l'avevo già visto, ma non lo conoscevo, nel 1984 a Castel Gandolfo, alla Villa Pontificia di Castel Gandolfo, che è vicino a dove prima abitavo, dove il maestro Kongo venne per recitare a Goromo davanti a Sua Santità Giovanni Paolo II. Questo è stato l'inizio, insomma, comunque un inizio introdotto da amici comuni. Poi io ho sempre avuto una grandissima passione per il teatro no, per l'Oriente, avevo studiato un po' il teatro no ai tempi dell'università e diciamo 10 anni fa ho sistematicamente iniziato a fotografarlo. E insomma, tanti contatti, tante cose, però insomma i Kongo, che sono una famiglia, è una delle 4 famiglie, no, che fa il teatro no, sono molto più formali. E io allora, diciamo così, ebbi la fortuna di incontrare il maestro Daga, tra l'altro, che parlava appunto un buon inglese, e tramite il maestro, insomma, questo progetto è partito molto forte. E anche lui si ricordava, insomma, che mi aveva visto, e anche lui era venuto a Milano per la mostra. E diciamo che mi ricordo, ecco, voglio raccontare questa cosa perché forse è significativa per quello che dicevi tu, cioè io dopo tante email, tante lettere, tante cose, finalmente lo incontro, ed era il 4-5 aprile del 2012, e lo incontro da solo allo studio suo di Vacura, e mi ricordo che a questo primo incontro io non avevo la macchina fotografica, i fotografi questa perversione ce l'hanno, no? Ce l'hanno sempre, la macchina fotografica magari nascosta in una borsa, però non l'ho fotografato, nel senso che ho ritenuto giusto innanzitutto conoscerci un po', insomma, no? Io, per me la fotografia è sicuramente tante cose, è una passione di vita, è anche però un modo per conoscere gli altri. Mi avrebbe dato fastidio a me
se una persona appena incontrata avesse iniziato a scattarmi fotografie. Per cui, insomma, la prima volta abbiamo soltanto chiacchierato a lungo, ci siamo conosciuti un pochino, no? Lui, io avevo bisogno, io un po' chi era lui lo sapevo meglio di quanto lui potesse sapere chi ero io, per cui ho ritenuto giusto che lui conoscesse un po' me. Poi dopo un po', come si dice, dopo un po' di tazze di tè, abbiamo preso l'appuntamento e per, mi pare, una settimana dopo lui doveva recitare Toru e ho iniziato a fotografarlo nelle sue prove private. Io ho qualche fotografia di questa cosa, se vuoi possiamo sarebbe provare. Ottimo vederle. Insomma, però ecco, queste foto non sono mai state fatte, non sono state fatte la prima volta. Oddio, questa qua. No. Ci siamo? Si vede? Si vedono, si vedono. Si vedono? Sì. Io però non vedo. Ah, stai là. E niente, ecco, queste sono foto che io ho fatto nello studio che il maestro aveva a Iwakura, che è nella zona nord di Kyoto, ma che attualmente è lo studio dei figli, perché tutti e due i figli del maestro sono sia Tatsushige-san che Norishige-san, sono attori di No. E queste sono foto che io ho fatto dopo, insomma, quel primo incontro. Io credo che il maestro poi me l'ha detto molto dopo, che era rimasto molto colpito dal fatto che io non fossi una specie di paparazzo italiano che lo bombardava dal primo incontro di fotografie. Questa cosa mi ha aiutato tanto, però in questo sono stato fortunato perché io avevo questi due carissimi amici che frequentavo ormai da tantissimi anni e insomma un pochino i giapponesi, mi permetto di dire che alcune formalità che loro hanno, alcuni codici di rispetto che hanno, li conoscevo bene, insomma, ecco. Per cui, ecco, sicuramente il rapporto umano è fortissimo, è determinante per loro. Io sono stato anche sottoposto a una specie di prova, nel senso che in quel primo viaggio io normalmente sto tutto l'arco dei 90 giorni che i giapponesi danno come visto turistico, non lo chiedo più lungo, e volevo fotografare ovviamente non soltanto le prove private, che sono già una cosa rarissima, perché per dire, si vede bene da questa fotografia, non c'è nessuno quando lui fa le prove private sue. Non ci sono gli assistenti, non ci sono i figli, non ci sta nessuno, per cui già essere ammesso lì era già, come dire, un onore in un qualche modo. E, però poi, insomma, poi l'avevo fotografato a teatro, l'ho fotografato tante volte, te ne faccio vedere qualcun'altra, così magari cambiamo immagine. Ecco, per esempio questa. Si vede? Sì. Sì, ecco. E queste sono tutte foto fatte in quelle prime settimane che ci conoscevamo, insomma, ecco, mi sono un po' perso, ecco, non so però se ho risposto a quello che mi avevi chiesto. No, la cosa è che poi nelle nostre chiacchierate, non solo di questo periodo per prepararci a questo incontro, ma anche nei nostri incontri precedenti, un po' condividevamo un po' il percorso che anch'io ai miei tempi ho fatto con la famiglia invece Umewaka, dove davvero è una sorta di conquista quotidiana che permette di guadagnare, dopo un po' di prove positive, l'accesso allo step successivo. Quindi io ricordo ad esempio che progressivamente mi è stato dato accesso a alcuni luoghi della casa teatro del maestro, che ho a un certo punto potuto andare in Gakuya, cioè nei camerini, i giorni dello spettacolo, a un certo punto ho potuto mettere i tabi per andarci, mentre all'inizio dovevo tenere le calze, era un elemento che mi distingueva da tutti, oltre al sembiante occidentale ovviamente, però man mano che le prove, diciamo così, venivano superate, c'era la possibilità di accedere a uno stato di... a una profondità maggiore di relazione e anche proprio di penetrazione degli spazi, perché spesso nel concetto, anche nell'idea giapponese di gruppo, che è associato a quello di famiglia, c'è l'idea che la casa è uno spazio molto intimo, privato, non c'è quella facilità di invitare qualcuno nella propria casa come abbiamo abitudine di fare noi, per cui poter accedere ai luoghi è un qualcosa che davvero manifesta un ispessimento, una crescita dell'intimità
tra gli individui. E qui volevo fare un po' riferimento poi a quello che è un po' il Sancta Sanctorum, dove davvero non si arriva se non si è dato prova di poterci stare, che è la camera dello specchio, cioè quella piccola parte che lega i camerini al palcoscenico vero e proprio, il luogo finale in cui l'attore, l'interprete principale, indossa la maschera, definisce insomma il proprio, anche il costume, vengono sistemate le ultime cose, e lì avviene la grande magia, si dice, no? La trasformazione dell'attore in personaggio proprio prima del suo ingresso in scena. Ecco, il tuo arrivo alla camera dello specchio, come è stato lì, come si gestisce la questione, come dire, di non essere un elemento di disturbo, ma di danzare, per usare un'immagine che è stata molto efficace proposta oggi. Come si entra a far parte della danza degli artisti in quel momento che è davvero fragilissimo nella sua struttura? Sì, infatti, allora, in realtà appunto anch'io ho avuto qualche prova, ho dovuto passare qualche prova. Il maestro mi aveva già accettato qui nello studio, per cui però stava scadendo i 3 mesi, l'ho fotografato in 2 o 3 opere, avevo fotografato qualche non nei templi, però insomma lui lo sapeva che io, avevamo parlato tante volte, che la speranza mia era quella di riuscire a fotografare nel backstage. E niente, i 90 giorni sono finiti e io sono tornato a Roma. Esattamente il giorno dopo mi arriva una mail in cui lui mi dice: allora Massimo, se vuoi io ti do il permesso di fotografare nel backstage. È chiaro che era una prova, no? Voleva vedere se quanto io ci tenevo a questa cosa. E comunque io ci tenevo talmente tanto che il giorno stesso ho comprato il biglietto e di lì a poco sono tornato di nuovo in Giappone. E di nuovo, ecco, come dicevi tu, questo è un ulteriore step, cioè hai preso un po' di fiducia, sei entrato, hanno capito che sei una persona che non va lì per rubare 2 o 3 immagini, ma che sei una persona che ama il no, che lo vuole studiare con i tuoi strumenti e i tuoi linguaggi, che nel caso mio sono la fotografia. Io speravo di arrivare qui, insomma, nel backstage classico, no? Dove comunque l'attore viene vestito, circondato da tutti gli assistenti, da tutte le persone che lo curano e lo portano. Sinceramente non pensavo che invece sarei poi arrivato a quello che tu giustamente hai detto che è il cuore del no, cioè è il cuore di tutta questa storia, ed è la stanza dello specchio. Io mi ricordo benissimo che stavamo a, il maestro faceva Toru, faceva quest'opera al Tokyo National Theater, per cui altro luogo mitico, no? Perché insomma è il Vaticano del no, dove tutte le scuole comunque recitano lì, no? Non è più il teatro di una scuola o di un'altra scuola, ma era il teatro del no nazionale, e io mi ricordo insomma una grande emozione. Ricordo che per fortuna con me c'era Monique Arnaud e io dissi, avevo già parlato con il maestro e gli dissi: Monique, non facciamo errori, chiedi per cortesia a Utaka Sensei che cosa posso fotografare io. E il maestro disse una cosa che insomma bellissima, che è stato un grande piacere proprio umano, non tanto professionale a quel punto, che potevo fare quello che volevo. Ovviamente, poi, come dire, tra quello che vuoi fare, quello che vuoi, e quello che puoi fare, o quello che senti di poter fare. Allora, questa stanza non è un luogo normale, secondo me, no? È uno dei luoghi più magici nei quali io sia mai entrato. È, come dicevi tu, il luogo dove l'attore finisce di essere se stesso, finisce di essere la persona fisica che è e diventa il personaggio che recita. Per cui c'era una grande tensione. Io avrei potuto fare molte più foto, ne ho fatte tantissime. Questa è una che ormai conoscono quasi tutti quelli che si occupano di no, che comunque più o meno mi seguono, ma io non ho molte altre. Per esempio non le ho mai, le ho poi di Milano qualche anno fa, però per esempio non ho piacere di farle vedere. È come dire, è un luogo sacro e il sacro ha bisogno di rispetto, ha bisogno di non essere troppo disvelato, no? Ha bisogno di queste cose qua. E mi ricordo che il maestro, il giorno dopo, quando parlammo, di nuovo avevo superato un'altra prova, insomma, ed è rimasto molto colpito che
che non cercavo necessariamente un'altra foto ancora, che è un istinto per qualunque fotografo, credo, no? Ma che mi ero, come dire, autoregolato. Io non ho avuto bisogno che nessuno mi dicesse dove dovevo andare e dove no. E l'avevo capito che dovevo stare... È una forma di rispetto, no? Per esempio, questa fotografia sto molto vicino, perché comunque è una foto fatta con un 28, per chi fa il fotografo sa bene che è un angolo molto, molto largo, su circa 78 gradi di campo, per cui gli sto vicino. Però in realtà, per esempio, questa è un'immagine strana forse da leggere, perché è un'immagine, sto davanti al maestro, io sto davanti allo specchio che riflette il maestro, io sto dietro tutte queste mani. Infatti se uno la guarda bene, le mani che si vedono a sinistra sono specchiate a destra, no? La testa che si intravede qui è quella testa che si intravede là in fondo. Insomma, questo mi ha consentito in un qualche modo di stare distante da questa situazione, di poterla documentare, e per me è stato veramente un grande piacere, però senza rompere questa ritualità, che è fortissima, perché la senti, insomma, lo senti che è così. Dopo tutto questo, tutte queste persone si allontanano, no? Come ben sai, non parlano più a lui, non lo toccano più, no? E c'è stata, come dicevi tu, questo salto, questa trasformazione. È un attore, non è più Udaka Michishige. Certo, io devo dire l'esperienza in Gakuya, in Kagami no Ma, la camera allo specchio, sono tra le esperienze emotivamente più forti della mia vita, è davvero percepibile. E se posso tentare, mi è venuto in mente adesso ascoltandoti una definizione di cos'è la camera dello specchio, lo potrei definire un grembo, ecco, c'è l'impressione di stare in un grembo. Peraltro, dopo che tutta la preparazione è ultimata, la luce sparisce, non è mai molto forte nella camera dello specchio, e la stanza torna a illuminare sul momento in cui il sipario viene alzato, cioè questa luce che improvvisamente dall'esterno entra e stravolge di nuovo tutto. Senti, così per traslato, anche per guardare un po' il lavoro più recente, tu hai legato il Butoh, ma volevo anche dire che una cosa importante del tuo modo di approcciarti al lavoro, almeno nella tua fase, diciamo, ultima, matura, chiamiamola così, è quella di progetti di lungo periodo. Hai un po' abbandonato le cose spot e hai individuato delle cose che ti interessano e che per anni segui. Il Butoh è entrato in questa dinamica, e sempre per rimanere sulla questione degli spazi e delle relazioni, perché spesso le relazioni sono anche mediate o, come dire, trovano la loro ragion d'essere, la loro strutturazione sulla base degli spazi in cui le relazioni appunto si istituiscono. Uno spazio diverso, ma in qualche modo analogo, è quello del Butoh-kan. Lì ci troviamo in una dimensione estremamente intima, e il Butoh-kan, lo dico in favore di chi ci ascolta, è una piccolissima sala teatrale che esiste da pochi anni a Kyoto, io non ho mai avuto la fortuna di andarci, che è stata recuperata dalla ristrutturazione di un kurai. Kurai erano in magazzini, dei depositi tradizionali giapponesi. Pensate, questo spazio nel suo intero è grande all'incirca 3 metri e mezzo per 4 metri e mezzo, è una camera da letto, poco meno forse di quello che il nostro piano regolatore dice debba essere una camera matrimoniale, è uno spazio veramente circoscritto, piccolissimo, e ogni sera, o a sere alterne se non sbaglio, magari correggimi Fabio, un interprete, un butoka danza per un massimo di 6-7 spettatori. Anche perché, capite, queste dimensioni significa condividere di fatto lo spazio e significa in qualche modo portare i corpi a toccarsi. Ecco, in uno spazio del genere, come funziona la relazione con l'artista, con il performer? Cioè è una vicinanza assolutamente necessaria. Anche ti chiedo, magari dal punto di vista tecnico, mi incuriosisce, perché sei così vicino, come si può e come si riesce a gestire anche lo scatto rispetto a una prospettiva che manca, perché si è schiacciati in qualche modo nello stesso punto? Sì, diciamo che è molto diverso dal teatro, no? Però, nel senso che nel teatro, al di là, diciamo, delle fotografie di backstage o della gakuchi, della stanza dello specchio, al teatro, durante la performance, se uno ha la fortuna di essere
di essere accreditato per fare le fotografie, poi in realtà si viene posti in fondo al teatro, no? C'è uno piccolo spazio dedicato ai fotografi da cui non ci si può muovere, per cui veramente ti dicono devi stare lì e non ti puoi muovere neanche di mezzo metro, insomma. Per cui tutto questo è abbastanza rigido, è per questo che io poi preferisco fotografare i no all'aperto, preferisco fotografare la vita dell'attore, perché a teatro poi si rischia sempre in qualche modo di fare delle immagini, insomma, che sono troppo predeterminate. Invece nel caso del Butokan, diciamo, beh, nel Butokan un po' la fortuna è che comunque in Giappone un po' il mio lavoro lo conoscono, per cui anche soprattutto a Kyoto, dove io vado, per cui avevo la fortuna che quando ho scritto al direttore del Kyoto Butokan, che conosceva il mio lavoro sul no, per cui mi ha invitato a vederlo. Ovviamente la prima cosa è stata che, appunto, che è uno spazio talmente piccolo che io ho capito subito che sarebbe stato fonte di problemi. Quando ho chiesto di fotografare i Matenko, che è la Butoka che si vede in questa foto, che poi insomma è stata lei che ha curato il Butokan, e lei un po' l'anima di quel teatro, ci siamo subito messi d'accordo su un fatto, cioè che non potevo fare le fotografie durante lo spettacolo, perché veramente la stanza è 20 metri, insomma, adesso io non me lo ricordo bene, ma più o meno si intuisce anche da qui, perché la colonna questa qui di sinistra è la fine del teatro, questa cosa in diagonale che si vede, quest'ombra nera che si vede a destra, quella è la scala per andare al secondo piano, insomma, quella è la parete di fondo. Si vede i Matenko, insomma, le proporzioni sono quelle. Per cui noi ci siamo messi d'accordo nel che lei facesse la performance, come poi hanno fatto Masami Yorabe e Fukuro Sakayasu, l'hanno fatta per me. Ovviamente l'accordo è quello che ci ho tenuto io, perché mi hanno anche chiesto se io avessi voluto fare dei posati, come si dice, no? Ma io gli ho detto no, non ha senso, cioè è come ucciderlo il Buddha a quel livello, no? Cioè gli ho detto voi fate la rappresentazione e invece di esserci 8-9 spettatori la fate per la macchina fotografica, la fate per me, insomma, che fotografo. E così è stato, perché poi lo spazio è veramente talmente piccolo che non è proprio possibile fotografarlo. Questa cosa, devo dire, è stata facilitata dal fatto che comunque i danzatori di Buto hanno un rapporto con il corpo sicuramente molto diverso da quello che hanno gli attori di no. Io faccio vedere adesso una fotografia che io amo, ma che è stata problematica perché, ecco, questo è lo studio di prima del maestro Utagami Chishige. Per chi legge tecnicamente l'immagine capisce bene che io sto attaccato al maestro, perché questa è addirittura un 20, è un grandangolo abbastanza spinto. Io sto a qualche centimetro dal ventaglio. Ricordo che alla fine di questa danza che lui provava, abbiamo parlato, insomma, io ho capito che questa mia forte vicinanza fisica e della macchina, più che di me ovviamente, lo metteva a disagio, perché secondo me appunto gli attori di no, magari soprattutto gli attori di no di una certa età, come del maestro Utaga, non hanno questo rapporto così stretto e così di vicinanza così forte. Tra l'altro, come dicevo prima e come pensai, loro provano da soli, non ci sono neanche gli assistenti, si vede. La fortuna invece è che nel caso dei Butoka c'è tutto un altro discorso, c'è tutto un altro rapporto, no? Per cui i danzatori di Buto hanno un rapporto forte con chi li fotografa, un po' perché è la storia del Buto, no? Cioè il Buto è sempre stato legato sin dalle origini a essere ripreso e registrato e documentato, no? Del fondatore del Buto, tra virgolette fondatore, Ijikata Tatsumi, noi ci abbiamo dei libri, tra cui quelli meravigliosi di Eiko Osoe. Perciò c'è questa cosa, per cui la fortuna in questo caso è stata questa. Loro sono abituati al fatto che un fotografo gli possa stare vicino, che gli giri intorno. E secondo me sono proprio anche abituati alla vicinanza di un altro corpo, cosa che penso che gli attori di no invece non amino particolarmente. Insomma, ecco, hanno un rapporto proprio profondamente diverso.
anche un attore di Noè è un danzatore, no? Perché un attore di Noè è un attore, un danzatore, un cantante, però è tutto un altro mondo da questo punto di vista. Certo, peraltro appunto se osserviamo anche così solamente a livello di superficie, a livello prosemico, il corpo Noè è un corpo negato che è nascosto da... non è possibile stabilirne l'anatomia. Quello del butto non che sia una regola, ma è molto spesso esposto, è chiaramente messo di fronte a noi nella sua carnale anatomia, no? Il Nikutai di cui tanto si parla, di cui tanto leggiamo negli articoli di chi di butto si occupa in maniera specifica. Ecco, senti, io ho dato un occhio all'orario e credo che sia doveroso andare a chiudere. Lo farei con una domanda molto... Non ricordo se questo è un argomento di cui abbiamo discusso, però sfogliando i tuoi libri, questi, ecco, grazie che li ricordi con le copertine, c'è una questione che è un po' emersa oggi. Parto da una sensazione, la condivido, avuta durante proprio il convegno questa mattina alla conferenza di debutto, allo speech di debutto di Stefano Tomassini, quando è apparso come immagine il costume restaurato di Modalam. E come dire, per me si è rotto l'incanto vedere quel colore dopo una carrellata di magnifiche foto in bianco e nero, le seppie. Oggi abbiamo visto una quantità enorme di bianco e neri. Non so se è solo una questione anche di cronologie, però molto spesso anche il bianco e nero usato nella fotografia teatrale, sia di scena che no. Magari mi sbugiarderanno e mi diranno che non è vero i veri esperti. Però ecco, ti chiedevo questo. Nei tuoi libri, nelle foto che hai pubblicato, nei due libri che abbiamo qui di fronte, c'è solo colore. Questo tipo di scelta, che tipo di scelta è stata? Cioè, stilistica è una scelta anche, e mi rifaccio un po' alla questione dell'esempio di come il colore del costume di Modalam abbia così rotto l'incantesimo, mi abbia fatto uscire da quella visione esotica e orientalista che giustamente Stefano Tomassini metteva in critica e che io stesso, quando parlo ai miei studenti, affronto proprio nelle lezioni preliminari. Però è un classico esempio di predicare bene e razzolare male. Cioè, c'è una affascinazione dietro a quel tipo di immagine. Ecco, tu perché hai sempre scelto il colore o sei mai pensato al bianco e nero? Magari ci sono e non li hai poi scelte, non le hai selezionate per la pubblicazione dei volumi. No, io fotografo a colori, nel senso che il mio modo di vedere è a colori ed è per immagini fisse, non so come dire, io vedo così in qualche modo. Nel caso del no, tra l'altro, penso che il colore è fondamentale, no? Ci sono i costumi, c'è tutto questo. E tutto questo fa parte dell'espressività, perché il no ha una cadenza stagionale, no? Per cui ci sono dei no che si fanno in inverno, dei no che si fanno in primavera, in estate o in autunno, con i cambi di colore, dei costumi, dei ventagli e così via. Per cui, secondo me, nel no il colore è una delle componenti formali e di significato del teatro, per cui lì è fondamentale. Nel caso del buto, io comunque insisto, è una cosa mia, io fotografo, io avrò la mia produzione in bianco e nero, sarà un centesimo delle fotografie che io ho fatto nella mia vita, sono pochissime, non è il mio modo di vedere, insomma, no? Ci sono fotografi che invece vedono in bianco e nero, io vedo a colori. Posso dire che alcune fotografie che io le ho provate, anche perché tecnicamente tutto questo lavoro ormai è in digitale, no? Per cui, se vogliamo, non è né a colori né in bianco e nero. Perché un tempo, quando io ho iniziato, visto che non sono tanto giovane, a volte si usciva con due macchine fotografiche, una era caricata a colori e una caricata in bianco e nero. Oggi questa necessità, se vuoi, non c'è, nel senso che tu scatti in RGB fondamentalmente, poi decidi in post-produzione se vuoi andare in scala di colori o se vuoi andare in scala di grigio. Personalmente io vedo a colori e la sfida, io so che alcune di queste immagini l'ho provate per un gusto e piacere mio, le fotografie del buto in bianco e nero sono molto scultoree, lo so da solo, però non l'ho voluto fare, nel senso che comunque anche in questo caso ho continuato a vedere... È la mia cifra stilistica, non so come dire, no? Ecco, questa foto sicuramente in bianco e nero
potrebbe essere ancora più potente, no? Però io la vedo così, non so come dire, ecco, qui veramente subentrano le ossessioni personali, insomma, ecco, non mi permetterei di dire non è né meglio questo né meglio quello, è il proprio mondo, insomma, che esce fuori, no? Cioè, i fotografi c'hanno tante cose, cioè io fotografo perché è il mio modo di vedere il mondo, il mio modo di rapportarmi al mondo, ma poi so anche che questi sono i primi livelli di lettura, man mano che uno scende poi ci sono i livelli di lettura più profondi, quelli privati, e tra questi livelli di lettura profondi c'è il colore nel caso mio, ecco, e il mio rapporto con il colore e i tentativi che posso fare a volte per farlo diventare un po' come dico io. Questa foto è monocromatica, no? Fondamentalmente, no? È nero e variazioni di rosso. In bianco e nero sarebbe stata perfetta. Io personalmente la preferisco così. Bene, io ti ringrazio. Grazie a te, Matteo. Come dialogo, poi come nostra abitudine, potremmo andare avanti a lungo, però sono 6:30 passate, credo che sia arrivato il momento di chiudere i lavori, ma non spetta a me a farlo, io cedo la parola e ringrazio ancora per l'ospitalità. Grazie, grazie. Bene, io vi ringrazio moltissimo. Diciamo che quelle che erano le nostre intenzioni, insomma, non potevamo sperare di meglio come sviluppi delle nostre suggestioni, delle cose che noi abbiamo voluto sollecitare. Io vedo così, mi piace moltissimo chiudere con questa, con questo sguardo di un fotografo che con molta chiarezza ci lancia un monito su come poi noi studiosi dobbiamo osservare le fotografie che documentano gli spettacoli e le performance, no? Quelli sono il risultato di come, di cosa il fotografo ha visto, ma anche di come il fotografo ha visto, e penso che questo sia una chiusura interessante come per i nostri discorsi. Allora, noi abbiamo sforato di un'oretta, io sono molto serena nel senso che abbiamo tutti, ci siamo presi il tempo che ci serviva e tutti abbiamo parlato più o meno il doppio di quello che avevamo previsto, io per prima, ed evidentemente questo era, insomma, quello che i nostri temi suscitavano. In un certo senso il fatto di vederci in streaming, insomma, a parte la fatica di chi ci ha seguito, che noi ringraziamo moltissimo, qualcuno si sarà scollegato e ricollegato più volte, però penso che prendersi il tempo anche è un lusso che a volte bisogna proprio concedersi negli studi, nel dialogo, nella visione reciproca, nello scambio delle conoscenze. Quindi vi ringrazio moltissimo. Non c'è però a questo punto spazio di dibattito, di domande, eccetera. Però noi possiamo anche dire che questo, insomma, nelle mie idee e speranze, questo era veramente un inizio, una giornata inaugurale di una serie di dialoghi che potrebbero proseguire. Quindi io rinnovo l'invito, e sia con la pubblicazione degli atti del convegno, sia con i siti che noi abbiamo a disposizione, su cui possiamo mettere link, materiali, eccetera, di prolungare questo dialogo che evidentemente ha bisogno di una tempistica più lunga. Ringrazio tutti moltissimo, i relatori, gli ascoltatori, noi, il gruppo, officine, Marco, che ci ha guidate in questa giornata che tecnicamente, per fortuna, in effetti tutti gli intoppi ce li ha avuti all'inizio e poi è andata abbastanza bene. Ma vi ringrazio non in modo formale, vi ringrazio per la generosità con cui avete messo a disposizione i vostri materiali, le vostre traiettorie di studio, le vostre parole e la vostra disponibilità d'ascolto reciproco. Quindi vi saluto a tutti, mi piacerebbe adesso che fossimo tutti insieme. Ora sento davvero la mancanza, perché probabilmente berremo un bicchiere di vino insieme, ci saluteremo con un momento di rilassamento, di goliardia collettiva, la rimandiamo ad altri momenti, e grazie davvero, arrivederci a tutti.